Ring, buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre, giovedì, venerdì, allora tante cose di cui parlare, questa è la puntata, sapete, un po' più legata ai temi regionali e nazionali, con questo governo a lunga scadenza, è così che deve essere entro il 2023, così come Boccia lo ha detto oggi ai governatori impegnati sul fronte dell'autonomia. Anche questo è un tema interessante, perché se il Veneto, per esempio, la Lombardia otterranno l'autonomia che vogliono, ma è entro il 2023 ed è un percorso a lunga scadenza, quindi si comincia subito, ha detto il ministro, ma si completerà nel 2023, quindi deve durare per forza su quel fronte. Il Friuli Venezia Giulia rischia di essere superato a sinistra e quindi anche sui temi di autonomia questo è interessante. Ma poi ci sono tante cose, qui c'è il voto sul fronte del referendum, ne abbiamo parlato molto anche settimana scorsa, cioè già i primi consigli regionali hanno votato, quindi il Veneto per primo, Sardegna, Lombardia, sì è stato no, primo. Friuli Venezia Giulia per primo. No, no. Mi sembra di sì. No, il senso giorno prima in Veneto. Sì? Sì. Sì. Diciamo che era un test per i governatori anche da parte di Salvini, però adesso si ironizza, ma alla fin fine... Non vi sentite tra colleghi? Non lo so. Adesso vi presento gli ospiti. Lavoriamo verso est. Allora, devo ancora finire, dopo vi presento. Allora, poi mi fanno dimenticare le cose. Allora, 340-700-6567, tra poco vedremo anche un po' di grafiche perché bisogna capire quale legge di bilancio ci sarà. Insomma, questo, il taglio, la sterilizzazione, insomma, quello che si dice dell'aumento, il rischio dell'aumento dell'IVA, no? Quindi quello che pesa soltanto 23 miliardi. Poi che cosa vogliono fare per il famoso taglio del cuneo fiscale, portare le buste paga un po' più pesanti per i lavoratori, questo è un dato che aspettano in molti, moltissimi. Poi c'è la scissione possibile anche dentro il Movimento 5 Stelle, di cui si parla molto, adesso sentiremo Ussai su questo. Il governo delle merendine si ironizza, ma insomma quel tema è un po' rientrato. Domani c'è il Friday for Future, quindi abbiamo anche sentito oggi alcuni presidi, lo sapete, se intendono giustificare o meno in base all'invito da parte del ministro Fioramonti, perché i ragazzi che vanno in piazza lo fanno per il futuro, lo fanno per il clima, allora non è un'assenza da scuola ma deve essere giustificata, insomma alcuni agiscono in maniera differente. C'è il taglio dei parlamentari, il 7 ottobre poi l'8 la votazione, quindi lì il Partito Democratico in teoria ha detto saremo leali come scritto nell'accordo che abbiamo in questo programma elettorale con il Movimento 5 Stelle, quindi questa volta voteremo, mentre le altre volte, lo sapete, si è espresso in maniera contraria. Poi c'è il tema profughi, da quale partiamo stasera, ma solo nella prima parte, perché comunque noi in questi mesi abbiamo continuato a raccontare, a mostrare quelle immagini che erano per di più le segnalazioni da parte vostra, quindi tantissimi cittadini che quasi quotidianamente ci inviavano queste foto alla redazione di Tele4 e che puntualmente finivano nei nostri servizi della sera con gli arrivi da varie parti della città. Cos'è? L'altra settimana il senatore Russo ha detto nessun aumento IVA, oltre beni consumo, benzina e tasi, ora gas e luce, ma non aumenta l'IVA. Gas e luce, insomma, col cambio della stagione aumentano sempre, lo sapete. Cambiando il governo cambiano anche il percentuale. Aspetti, guardi che avrà tempo. Nell'ultima mezz'ora di Ring, un'intervista di Umberto Bosazzi, invece si parla di Comicità con Davide Calabrese, attore e regista. E non allora, avete chiamato neanche Renzi? Saluto, no, era il TG1 stasera. No, dico Renzi col comico. Saluto Antonella Grimm e adesso racconto subito un aneddoto. Si era seduta in questa poltrona ma ha sbagliato, questa è quella del PD. Italia Viva, Antonella Grimm. Buonasera a tutti. Al suo fianco, prima volta Ring, Marcello Guaiana, Partito Democratico. Buonasera, grazie. Come diciamo sempre, si faccia forza. Grazie. E allora anche altro esordio di Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Andrea Ussai, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Dimentico qualcuno? No, no. Vabbè, ormai si è già presentato, l'hanno già visto. Danilo Slocar, scherzo, consigliere regionale della Lega, ben trovato. Allora, 340-700-6567, dicevamo, prima di ascoltare Salvini, cosa dice Fedriga dell'accordo di Malta, che sapete viene definito carta straccia o bufala un po' dalla Lega, adesso vediamo i nodi, ma prima, Guido, se ci dai una mano, vediamo la commissione di oggi in Consiglio regionale con il prefetto Valenti, vediamo.
La rotta balcanica continua a essere aperta ai migranti in ingresso nella nostra regione e sono in aumento. 5.526 quelli entrati quest'anno in Italia attraverso i nostri confini. Di questi, oltre 3.500 sono stati intercettati grazie all'attività delle forze dell'ordine. Gli altri hanno richiesto spontaneamente l'asilo. Il dato è emerso dall'audizione stamani in sesta commissione regionale dei quattro prefetti del Friuli Venezia Giulia. Quello di Trieste, Valenti, ha riferito dell'incremento dei pattugliamenti lungo l'asse confinario, anche attraverso le pattuglie miste italo-slovene, i cui risultati al momento però non sono di grande successo, anche per la loro caratteristica provvisoria di sperimentazione. Secondo il prefetto, appoggiato dall'assessore regionale Roberti, lo strumento, che scadrà a fine mese, andrebbe incrementato. La sperimentazione riguardava poche unità, quella sperimentazione scade il 30 settembre. Nel frattempo, come ben sapete, il governo è cambiato, adesso auspichiamo che, confermata la bontà, perché questo hanno detto i prefetti, sì, per adesso hanno ottenuto pochi risultati perché era sperimentale, ma i prefetti stessi, quindi i tecnici, auspicano un prolungamento dell'iniziativa con un rafforzamento dell'iniziativa in termini di personale. A Trieste, ha proseguito Valenti, arrivano in prevalenza cittadini da Afghanistan e Pakistan che giungono in Italia attraverso Slovenia e Croazia. Rispetto all'anno scorso però è notevolmente diminuito, da 3.651 a 2.951 il numero dei richiedenti asilo presenti in regione al 16 settembre. Questo grazie anche al piano di distribuzione verso altri territori. Abbiamo praticamente il dimezzamento delle presenze sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una situazione in cui stiamo chiudendo dei centri d'accoglienza dappertutto, in tutta la regione, compreso a Trieste. Siamo partiti dai grossi centri d'accoglienza, siamo partiti dalle strutture alberghiere fino a quelle più grandi, magari che erano state anche toccate da episodi criminali, perché purtroppo è successo anche questo. Vogliamo continuare. Sul fronte dell'accoglienza, il prefetto Valenti ha riferito di una situazione che a Trieste è sotto controllo. Da noi si è scelto di chiudere le strutture collettive d'accoglienza e mantenere operativa la cosiddetta accoglienza diffusa negli appartamenti. Un dato sottolineato con favore dal consigliere PD Francesco Russo, che ha commentato il modello del centrosinistra cui ha funzionato. Allora, USAI era presente, insomma, abbiamo sentito Roberti, abbiamo visto Francesco Russo, eccetera, eccetera. E così, allora, sulle pattuglie miste, vabbè, sarà una sperimentazione, però doveva essere in qualche maniera comunque un intervento di svolta, benché sperimentale, o no? Ma allora, forse... Mi sembra di capire che non sia un bilancio positivo. Ma non è che non è vero, nel senso che bisogna capire cosa è stata l'esperienza, la sperimentazione pattuglie miste. La sperimentazione pattuglie miste è significato dei turni di 6 ore di 4 volte alla settimana, per cui evidentemente non poteva essere una svolta. Quattro turni da 6 ore hanno migliorato un pochino quello che è il controllo delle frontiere, hanno anche aumentato quelli che sono stati le persone che sono state rintracciate. Però in realtà quello che mi risulta, io ho preso gli appunti qua di quello che ha detto il prefetto, non può darci un'indicazione concreta, per cui è vero che il prefetto ha detto vediamo cosa deciderà la politica, loro hanno detto noi siamo eseguiamo quello che ci viene detto, però insomma io credo cioè il nuovo ministro sì comunque. Esatto, cosa dirà il nuovo ministro, io credo che è un'esperienza che andrebbe incrementata, però che non è sicuramente risolutiva, nel senso che quando gli ho chiesto, lui ha detto che i controlli sono migliorati perché sono aumentate anche le forze di polizia al confine, e gli ho chiesto di quanto si è aumentate le forze dell'ordine, lui mi ha detto di 10 unità più 15 componenti dell'esercito. E gli ho detto, e poi mi ha detto, per avere il pattugliamento misto H24 tutta la settimana ci vorrebbero più di 100, esatto. Per cui in realtà ci vorrebbero anche quei 10, per cui c'è una carenza di organico di polizia al confine che è evidente. Dopodiché Roberti ha detto abbiamo presidiato meglio i confini, per questo ne abbiamo trovati di più. In realtà secondo me anche perché il flusso secondo me è aumentato, nel senso che c'è un flusso costante, e questo il prefetto l'ha confermato, ma da quello che vediamo non solo dai dati che abbiamo qui ma anche da quelli che arrivano dalla Slovenia e dalla Bosnia, i flussi in realtà nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno sono aumentati. Ecco io però puntualizzerei una cosa, cioè, ha detto sai, sono aumentati quei dati, sono aumentati nell'ultimo anno, però allora partiamo da un presupposto. Innanzitutto io dovrei
direi che dobbiamo ringraziare l'ex ministro degli interni Matteo Salvini, che assieme agli omologhi di Slovenia e Croazia hanno iniziato una collaborazione estremamente proficua. Le pattuglie miste di confine sono frutto di continui scambi assieme a persone terze presenti sul territorio, cominciando con il console sloveno, andando avanti con l'assessore Roberti, che sono profondamente impegnati per mettere mano a questa cosa qua. Non dimentichiamo, la Slovenia ha veramente espresso una grande forza per ostacolare, per fermare questo flusso che è enorme. Guarda, voi non vi rendete conto, sarebbe opportuno andare a vedere sul confine, hanno aumentato ancora la realtà di come la rete, altre protezioni, oltre che a militari sul confine croato. In più hanno fatto un lavoro che è fondamentale, è quello di aver fermato a 10 giorni fa già 280 passer, che hanno fatto. Guardate, la pressione in Bosnia è fenomenale. Usai è stato giù. Però c'è l'aumento, no? Cioè, ma è ovvio. Partiamo da zero. Ma abbiamo. Salvini ha bloccato. Abbiamo sempre detto attenzione perché. Salvini ha bloccato il Mediterraneo, no? E in quel momento una grande parte di persone che potevano arrivare via mare hanno messo di nuovo in moto la via terra. Oggi ci troviamo con il mare in questo momento, diciamo, porti liberi, no? Perché questa è la verità. E quindi il flusso terrestre a breve si allenterà, sia un po' per perché torneranno a scegliere quell'altra via. Vorrei sentire Guagliano, poi torno. Ma dunque, allora, il discorso della migrazione è sicuramente un discorso molto complesso e è complesso anche da fermare. Io penso sempre che dobbiamo in qualche maniera cercare anche di lavorare su tutte le fasi del problema, quindi anche a monte, quindi cercare anche di fermare questi flussi. E venendo al discorso del mare, per esempio, secondo me c'è troppo concentrata l'attenzione sulle ONG, che poi di fatto trasportavano, vi ho detto, l'8% delle persone. Questo è il problema, perché anche l'accordo di Malta va a incidere su quelle quando pare che invece questi così barchini. Esatto. Lì dovrebbe concentrarsi più l'attenzione, perché questi barchini in realtà non sono dei barchini, a molte sono anche delle imbarcazioni importanti e sono. Che gente si può permettere? Quindi non è il povero disperato. Però lei sa, lo ha visto forse nei giorni scorsi, proprio a questa domanda Salvini cosa risponde? No? Perché si è fatta No, vabbè, ho capito, aspetta, non ho ancora detto. Ma dico. L'ha visto non allora. Sappiamo cosa cita ancora. Ma già, ha già ma loro hanno il report quotidiano delle dirette Facebook di Salvini. No, Salvini, allora, Bianca Berlinguer ha chiesto, ma scusi, però ci sono tutti anche i barchini. Ma anche quelli abbiamo fermato, perché noi abbiamo parlato per un anno di fatto delle ONG, quando abbiamo sempre detto ai lati arrivavano ma anche le barche era più piccole. Lampedusa la volta, questo è verissimo. Dove andavano questi però tutti hanno detto, ma i barchini passavano alla fin fine, ma non si fermavano comunque. No, i barchini c'erano. Molti ma quando meno. Oggi diciamo, io non ricordavo l'8% di l'8%, l'8%. Ecco, solo, arrivano con l'ONG solo l'8%, 8-9% circa, sì. Quindi il resto del 90% passa, sì. Arrivano in altra ma maniera. Ma non arrivavano perché psicologicamente l'idea che i porti erano bloccati fermava le partenze anche nelle barche minori. Ma se posso dire comunque. È stato interessante un intervento del capitano di porto che diceva che il mar Mediterraneo è un mare molto complesso da affrontare. Questi barchini, che barchini non sono, ripeto, sono barche spesso di persone che possono permettersi questi viaggi pagando molto. E dirò di più, forse lì c'è più infiltrazione mafiosa, perché è gente che può pagarsi un viaggio molto, ma molto costoso. Quindi non sono poveri questi qua. Quindi non sono, molto pericolosi. Non sono denutriti, morti di fame, no. Da accogliere quelli e dargli la casa, la medaglia, le donne... Sì. I corsi di sci, questi non meritano. Aspetti, Slocca. Quello è un altro discorso. Allora, su queste forme ci deve un po' aiutare la tecnologia, perché è importante. Il mar Mediterraneo è pieno di barche che pescano. Molto spesso, quindi, già trovare delle forme, trovarle anche in cooperazione, quindi quello che si dice sulla Slovenia vale per tutto, cioè la cooperazione deve essere molto forte anche con la Guardia Libica, a cui noi diamo attrezzature, ma dovrebbero ancora di più, in maniera tale che non partano, perché i porti, Danilo, se posso darti del tuo, ti ringrazio, io sono nuovo, non so bene come comportarmi. Sei seduto vicino alla mia fidanzata, ma...
Sì, no. Benissimo, ottima scelta. Ottima scelta. No, quindi voglio dire, è fondamentale questa azione di contrasto, ma che deve, dove deve aiutarci una collaborazione stretta con tutte le forze. Non possiamo, i porti, secondo me, non sono mai stati chiusi. Dire che il porto è chiuso. Motovedette ai libici, sì. Avete detto che alimentiamo gli assassini. Io venivo al discorso dei porti chiusi, volevamo fermarli già in Libia. Sì, voi avete detto chi ferma le persone aiuta. Io vengo poi dalla Sicilia, ti posso assicurare che è molto complesso dire che si abbia i porti chiusi, altrimenti anche di quei porticcioli, poi queste persone attraccano molto spesso in bellissime spiagge, tanti l'hanno trovati anche in quelle spiagge dove Montalbano ha girato, quindi è veramente una cosa complessa da affrontare con estrema serietà. Allora, Nicoli e poi Grimm. Ma sì, io direi che veramente le nostre forze dell'ordine stanno facendo un gran lavoro sia nel controllare i confini ma anche controllare tutto il territorio delle nostre città. Certo che mancano i mezzi, mancano ancora delle risorse, però c'è da chiedersi quanti confini queste persone superano nella rotta balcanica e arrivano poi qui nei nostri confini. Certo, ci dovrebbe essere, credo, un impegno di tutta la comunità europea a controllare questo tipo di flussi. Questa sarebbe la soluzione migliore, secondo me. Certo che oggi siamo in una fase sperimentale e speriamo che questa dia frutti nel prossimo futuro, questo sicuramente. Ecco. Grimm? Io credo che già da questi primi interventi, con grande pacatezza, si evince che dopo un periodo in cui era persino ministro degli interni Salvini, che era, come dire, il paladino, no, di no immigrazione. Persino ministro, voglio dire, per un anno ha fatto Lega, siamo paladini di questo. Era nella stanza dei bottoni proprio sull'argomento che gli stava più a cuore. E ancora stiamo dibattendo e ancora sia rispetto ai confini terrestri che di mare, e vinco dalla discussione, sembra che sia tutto un colabrodo. Forse che però il problema vero e più fortemente percepito dai nostri cittadini è proprio un problema invece legato alla legalità, perché credo che quel sentimento di paura che c'è purtroppo tra i nostri cittadini e cittadine e che è legittimo e anche basato sui fatti, finire il ragionamento solo, e che artatamente, secondo me, e quindi con una percentuale pesante di malafede, si è voluto convogliare solo rispetto alla famosa figura del diverso, invece vada, sto esprimendo il mio punto di vista, invece vada rispettato, e quindi credo che il problema invece delle nostre città, nei nostri comuni, nel nostro territorio, non sia più tanto e solo la questione migratoria. Condivido il fatto che l'impostazione deve essere fortemente rimodulata in Europa e anche cercando di bloccare le partenze, ma questo è un percorso di medio-lungo termine rispetto a cooperazione internazionale e anche aiuti. Domandiamoci quello che dobbiamo fare per far sentire i nostri cittadini più sicuri rispetto a un concetto di legalità che forse in questo paese fa un po' acqua, cioè certezza della pena. Dicevamo noi eravamo razzisti cattivi. Io sto parlando di legalità e non di immigrazione e di falsi miti. Quindi sto cercando di spostare un attimo il ragionamento, secondo me, su quello che invece ha creato paura e spaesamento ai nostri concittadini. A volte per una costruzione totalmente in malafede che non avrai fatto tu, ma qualcun altro, secondo me, con grande superficialità e leggerezza ha fatto. Perché un ministro degli interni che faccia il tweet solo per una violenza a una donna fatta da un uomo di colore non mi va bene, perché va stigmatizzato l'atto di violenza, ecco. No? E chi lo fa è un delinquente, punto. Non si va a costruire poi false mitologie. Quindi magari parliamo di legalità e di come cercare di dare più sicurezza nelle nostre periferie, più certezza della pena, più vivere civile. I giudici, potete parlare voi con i giudici. No, io per fortuna, guarda, con i giudici non parlo. Faccio politica e credo alla suddivisione dei poteri. Quindi io faccio il mio nell'assemblea, tra l'altro, del Consiglio Comunale di Trieste. Con i giudici tutti noi stiamo discutendo dei temi. Allora, aspetti solo un secondo. Sì, ma anche la legalità e la paura è collegato. Ci fai sentire, Guido,
il Salvini quotidiano, diciamo, quella, una parte della, sì, che ci manca. Hai Rosario? No, poi anche Di Maio. No, che un po' ci manca, no? Perché ha un po' riposato anche. No, vabbè, insomma, dai, i ragazzi sono molto attivi sui social, lo sappiamo. Allora, io no, perché sono sempre bloccato, guarda. Esco, mi bloccano in 30 secondi. Ma perché è recidivo? No. Allora, Salvini, proprio sul tema migranti, cita ancora i dati di settembre, insomma, ne abbiamo parlato più volte, insomma, anche questi ultimi giorni, col fatto che ci sia stato comunque un aumento considerevole nelle percentuali di arrivi. E poi aveva chiesto Ussai e anche Guaiano, insomma, poi siamo liberi dopo il primo giro. Sentiamo Salvini. No, sono stati identificati 182 migranti e è stato deciso che andranno alcuni in Francia, alcuni in Germania. A parole. Lei non crede quindi che alla fine li accoglieranno? Io credo a quello che vedo. E quello che vedo è il raddoppio degli sbarchi, più 100%. Questo è. Poi nel futuro chi vivrà vedrà. E invece sulla legge elettorale, i primi consigli regionali hanno votato, Berlusconi alla fine si è piegato alla sua linea? No, sono contento perché mentre PD e 5 Stelle tolgono il diritto di voto agli italiani, noi lo offriamo nella prossima primavera e gli italiani potranno scegliere una legge elettorale moderna, efficiente, in cui chi prende un voto in più vince e governa, senza inciuci, senza cambi di poltrona, come per le regioni, come in Umbria. Chi prende un voto in più governa per 5 anni. Però quindi... Forza Italia aveva delle forti perplessità. No? Evidentemente si sono convinti. Allora, la situazione migranti a Trieste, poi affrontava anche il tema della legge elettorale, ci arriviamo, ma poco, perché insomma non è che proprio muove i sentimenti. La situazione migranti a Trieste è ormai fuori controllo, anche questa sera all'Imbrunire ne abbiamo visti una decina all'incrocio via Caboto, uscita rampa. Questo è collegato però a quel senso di insicurezza e quindi di necessità di continuare, di riprendere per esempio lo strumento dell'accoglienza diffusa, perché io non ho mai condiviso la scelta, secondo me voluta, dell'amministrazione grandi, di certo, Piazza, perché... di lasciarli, come dire, Roberti e poi Polidori un po' in giro a casaccio. Questo sì che aumenta quel senso di paura e di insicurezza. Abbiamo svuotato la città. Quindi, abbiamo fatto svuotare, no, guarda, la città. L'hanno scritto, ma, non è che... ma possono scrivere, ma quello che io, vogliono. Io che i dati oggettivi sono questi. Guarda, io che abbiamo svuotato la città. Io che faccio oggi la queste persone che arrivano, come arrivano, così vanno via. Io faccio la pendolare, la molte volte prendo il treno delle 6:20. Poi ci sono. E poi ci sono gruppi. Poi ci sono gruppi. Ma molto prima che cambiasse il governo. Fate manifestazioni. Prima che cambiasse il governo, allora, secondo accolgo, me è stata, aspetta, una scelta accolgo, voluta per creare paura. Ma dai, dai. Quindi, lei dice questo, certo, senso. Ma magari è fondamentale. Nuovi arrivi, cioè erano persone appena arrivate, quelle che lei siano vedeva nuovi o da un po'. Compito di un'amministrazione governata dal centro-sinistro o dal centro-destra è quella di creare un clima di sicurezza e, come dire, di tranquillità. Invece c'è cioè, Salvini, allora, che ha fatto, ha creato un clima di insicurezza. Anche l'amministrazione comunale. Trieste comunale. Non possiamo lamentarci. Le persone che arrivano, no, guarda, come arrivano, così vanno io. Via. In piazza su Trieste e in Friuli Venezia Giulia le persone vanno via. Cioè, sai, Guaiano, che mi avete chiesto di intervenire, ma, cosa? Sì, no, due cose, intanto sull'ultima formazione come arrivano o vanno via. Qui ho i dati forniti dal prefetto questa mattina sulle persone accolte a Trieste. Si ricorda i dati di Roberti, no? Quel meno sì, 40%, sì, 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 sì. Allora, 5.500 quando è arrivato, questi, poi erano questi qua, allora, questi qua sono i dati che erano più o meno costanti in leggero aumento da gennaio. Quello che è successo è che... Nuovi arrivi. No, questi qua sono le persone accolte mese per mese da gennaio. Sono 1.236 accolti dal primo gennaio, così poi in febbraio 1.225, a giugno 1.235, per cui costanti leggermente aumentavano di quelli accolti qua a Trieste. Cosa è successo? I primi di luglio c'è stata un'operazione di trasferimento da Trieste verso le altre province, verso Pordenone ad esempio, e dalla regione verso altre regioni. Esatto. Questa cosa qui ha alleggerito la pressione perché gli arrivi a Trieste sono costanti, ma vanno oppure in aumento. Ma il che significa che via, però. Da Bias più o meno ne partono 100 al giorno, a volte arrivano tutti, a volte ne arrivano 50. Su 50 che arrivano molto spesso ne prendono 25 e 25 invece passano e vanno avanti. 100 arrivi al giorno. Più o meno. Al giorno. No, 100 partono. Parto, ne arrivano solitamente circa 50. E ti dico circa. Che c'è un compenso di meno, quindi, ha ragione Roberti, no? E quindi la sensazione di... Queste cose sono dati che le dico io, non le ha detto i prefetti in maniera ufficiale, ma le dico io perché
cioè, vengono segnalati quotidianamente da cittadini piccoli gruppetti di 15-20 persone, esatto. Dipende quanti riescono a bloccarli sui confini precedenti. Dopodiché arrivano qui, erano più o meno praticamente costanti o un leggero aumento, e l'alleggerimento non è che non arrivano più o che riusciti a bloccare i confini. Chiaro, giusto. Continua ad arrivare, ma sono stati spostati in altre regioni. Giusto. Quello che volevo aggiungere anche sono due cose. La prima è che il prefetto di Gorizia ha detto che la situazione su Gorizia si è un po' alleggerita, ma a volte arrivavano anche dalla Slovenia lì direttamente. No, adesso avendo spostato la commissione a Trieste, no, la commissione per l'esame, adesso arrivano tutti qua. Per cui la porta principale di arrivo è Trieste, esatto, attualmente. Esatto. L'altra cosa che volevo dire è che sono due notizie che secondo me sono negative. La prima è che comunque le riammissioni si sono ridotte. E anche quelli cosa vuol dire riammissione? Riammissione significa li riaccompagno al confine con le autorità slovene, esatto, perché da lì arrivano. In percentuali si sono ridotte e anche le espulsioni, anche qui non abbiamo il dato confrontabile perché qui è tutto nel 2018, gli espulsioni e gli allontanamenti sono stati 280. Adesso fine a fine settembre, diciamo, sono 182. E c'è per un cui altro dato 100 in meno. Mancano ancora un paio di mesi e ne abbiamo 100 in meno. Queste cose sono le famose espulsioni che doveva fare Salvini. Andrea, dopo c'è un altro. Rispondo a questa domanda, anche per rispetto delle istituzioni. Esatto. Il prefetto sa quanti ne arrivano a Trieste? Certo, sono dati della prefettura. Adesso almeno tutto. Dopodiché, ma sapete anche perché? Un semplice motivo. Perché comunque il senso civico c'è. Ecco, mettiamo così. Nel senso che ogni cittadino, quando ci sono, cioè riceviamo le immagini noi o li vediamo noi, riceviamo le foto, sì, non quindi tutti naturalmente allertano, sono tracciabili. Sì, non tutti sono tracciabili naturalmente, alcuni vengono e continuano perché non sono individuati. L'ultima cosa che volevo dire, dopo mi taccio. Io non mi ricordo i dati di Roberti, mi sembrava meno 40 qualcosa, erano più di 5.000 e sono diventati 2.008, una cosa del genere, nell'arco dei... Ma 50 no, era... Ma meno 40% di presenze sui 5.005, diciamo, che erano influenze. Ma quello che diceva Usai, arrivano 50, l'ultimo dato desolante, perché oggi abbiamo chiesto al prefetto, abbiamo chiesto qual è il tempo per il riconoscimento dello status. Sapevamo già quando c'era Torrenti, certo. Ci vuole un anno per iniziare a vedere la pratica e altri due per i famosi ricorsi. E poi c'è per il cui PD. In questo periodo, io ho sentito dal 2013, questi tre anni, queste persone vengono qua e non siamo ancora riusciti a ridurre, mentre negli altri tribunali, nelle altre regioni, con meno pratiche... Non siamo riusciti a ridurre il tempo. Allora, voglio sentire Guaiana e poi Fedriga, quando parla dell'accordo di Malta, perché sono quei quattro punti, e poi veniamo ai temi economici. L'ultimo era 182, cos'è che era quello? Sono diminuiti i rimpatri sono diminuiti. Che dovevano essere il boom della politica. Questi dati del prefetto sono interessantissimi. Due notazioni, che sono tantissimi spunti, stanno venendo fuori dalla discussione. La prima è il discorso, diciamo così, dell'immagine che sia... In Italia c'è, forse anche in questa regione, una sovrastima anche del fenomeno, nel senso hanno fatto tanti sondaggi, ma nessuno sapeva che il numero di immigrati nei paesi europei è molto maggiore per popolazione in Finlandia, in Svezia, in Germania. Sì. Ma non è mica io non dico che sia un bene o male, però sto parlando di semplicemente di percezione. Ora, faccio due discorsi. La percezione sicuramente viene in qualche maniera alimentata da quello che è un sentimento che si fa un attimino crescere. Quindi io personalmente, anche la sua avanzata moderata, eviterei qualunque tipo di messaggio. Ora, si parlava della violenza. Io ho una figlia di 8 anni, per me non c'è niente di più orrendo che violentare, lo trovo proprio, forse anche per suo padre, ma lo trovo una cosa sconvolgente. Ma le posso dire una cosa, che fatto 100, il 90% dei violentatori sono italiani, e le dico di più, molto spesso sono familiari, in famiglia. 75%. Quindi, allora, io dico questo, perché questo... Visto che abbiamo già i nostri, perché andiamo a importare altri, noi carne fresca. I delinquenti vanno combattuti e basta. Ma no, scusa, non esiste.
esiste, no, perché già Danilo, abbiamo dei problemi, Danilo, risolviamo i nostri, ma se dobbiamo ancora discorso, prendere dei nuovi, chiaro, poi oggi già fa scalpore, aspetta che facciamo finire Guaiana, fa scalpore il fatto che sulla nave di Carola Racchetta avete visto ci fossero tre torturatori, certo, no, questo, uno per la testa in mano, però volevo dire, i dati sono questi, adesso sono questi qua. Altro dato fondamentale, ne dico tre a questo punto. Il secondo è quello delle espulsioni. Ora, io non voglio fare polemica, però mi ricordo quando Salvini all'inizio ha fatto tanta campagna, certo, e ha vinto tanti voti parlando, per esempio, 600.000 rimpatri. Esattamente. No? Sì, ora, noi sappiamo benissimo che invece, dati del Ministero, noi espelliamo mediamente in Italia 17-18 persone. Con Minniti ne espellavamo 17, con Salvini ne abbiamo 18. Cosa vuol dire questo? Che non è che Minniti era bravo o ma arrivavano in meno. No, è complesso, cioè, nel senso, molti non sanno che, forse ovviamente voi sì, che servono degli accordi con i paesi di provenienza, certo, certo, perché il percorso, allora, di espulsione, ma poi questo è molto interessante, quello che il tema toccato ora da Guaiana, c'era il terzo punto, se lo dice Flash, sì, perché l'accordo di Malta cosa dice? Che ogni paese si fa i suoi rimpatri, allora vuol dire che ogni paese deve fare, ma questo l'accordo, TP sta e quindi facendo, figuriamoci sta cosa? È tutto il tempo stupidaggini, la Lega sta spostando tutto a Udine, attenzione triestini, questo è tutto il tempo che manda messaggi stupidi perché non sono veri. L'ultimo punto, se mi permette, Flash, la prego Guaiana, che devo pubblicità, se ti riferisco nuovamente sulla complessità, cioè, io ho iniziato dicendo che se noi blocchiamo qualche parte l'acqua che cade a valle, se mettiamo un muro passa anche sotto, ecco, quindi è un qualcosa da sviluppare in maniera molto ampia, e personalmente anche facciamo la democristiana, no, anche se andiamo in giro, no, come su anche piazza per, San Antonio, no, io accolgo con Schiavone e non dicevo questo, mi riferivo all'accordo di Malta, che è puramente sperimentale. Ne parliamo tra pochissimo. Allora, pochi secondi pubblicità e poi Fedriga proprio sull'accordo di Malta, tra poco. A me sembra che sia l'ennesima presa in giro per l'Italia. Mi ricorda molto i festeggiamenti alfagnani, della ridistribuzione alfagnana, che sono finiti nel nulla, e mi sembra che anche questo provvedimento vada in quella direzione. Basti pensare che c'è la turnazione dei porti su base volontaria, quindi vediamo chi vorrà e chi non vorrà, quindi di fatto non cambia nulla. L'intesa con l'Unione Europea per la ridistribuzione dei migranti tra i vari paesi non è stata accolta con entusiasmo dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. Da oggi l'Italia non è più sola, sono le parole di Luciano Lamorgese, il ministro dell'Interno. Uno dei punti chiave dell'accordo è il principio di rotazione volontaria dei porti di sbarco, o place of safety, e la collocazione dei migranti andrà distribuita in percentuali a seconda del numero di arrivi, prevedendo anche delle sanzioni per chi non voglia dare il proprio assenso alla ricollocazione. Una volta ripartite le persone, saranno i paesi ospitanti della ridistribuzione a farsi carico delle spese, incluse quelle degli eventuali provvedimenti di rimpatrio. Per quanto riguarda la ridistribuzione, vediamo quali paesi saranno coinvolti e soprattutto quali persone arrivate illegalmente nel nostro paese saranno coinvolte. La cosa che a me preoccupa è che invece di occuparsi l'Unione Europea, di difendere i confini dell'Unione Europea stessa, si preoccupino di come far entrare le persone illegalmente e di come ridistribuirle. Questo è il fallimento dell'Europa e di un continente che dovrebbe fare rispettare le regole come fanno gli Stati Uniti e come fa l'Australia. E sull'obiettivo della Lega di arrivare al referendum e di veder cambiare il sistema elettorale in maggioritario, il governatore ha risposto così. Oggi abbiamo una riunione di maggioranza, e ci confronteremo tra gli alleati e troveremo una posizione unanime. E così è stato, insomma, perché poi il voto lo sappiamo sul fronte del referendum e legge elettorale. E ricominciamo, quindi... Accordo di Malta, perché viene contestato da Salvini, eccetera, eccetera? Perché la rotazione dei porti, quindi magari per qualche giorno arrivano in Italia, qualche giorno altrove, via dicendo, è su base volontaria, quindi dicono, vi rivedete gli altri paesi accettare che arrivino lì, poi tutto il giro che devono fare magari per andare in determinati porti ben più lontani di quelli italiani. E riguarda la redistribuzione poi automatica solo... appunto quelli che arrivano tramite ONG,
grazie alle ONG. Poi la ratifica deve essere globale, cioè da tutti i paesi dell'Unione Europea, e per di più non include Grecia e Spagna, questo accordo di Malta. Volevo ricominciare da Nicoli, che è un po' che non parla. Certo. Su questo cosa dice, poi Guaiano ancora. Ma sicuramente il presidente Fedriga in questa sua dichiarazione ha toccato un punto importante, quello sarà, quale sarà l'effetto di questo trattato di Malta, di questo accordo di Malta. Sicuramente ha evidenziato una cosa sacrosanta, secondo me. L'Europa dovrebbe difendere i confini europei, però non basta controllare i confini europei, l'Europa dovrebbe fare un altro tipo di attività, ed è proprio quello di dover evitare che ci siano questi flussi migratori che arrivano, diciamo, da questi paesi. Come? Con sicuramente delle azioni concrete. Io ricordo cosa è successo in Italia e in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? C'è stato un piano Marshall che in qualche maniera ha messo mano, diciamo, per ricostruire un po' l'Europa devastata. Oggi, con tutta probabilità, c'è la necessità di fare altrettanto in questi paesi martoriati, per evitare proprio questi flussi migratori. Questa potrebbe essere una soluzione, ma oggi manca un'unità di intenti all'interno della comunità. Ma è fuffa questo accordo di Malta o no? Ma vedremo quali saranno gli effetti. Io non lo definirei proprio fuffa. Ci sono delle preoccupazioni, anche legittime, però vedremo come può andare avanti questo accordo. Insomma, questa cosa qui adesso, oggi sono passati dal confine di Caresana ben 30 extracomunitari, la polizia municipale li guardava solo dov'è la sicurezza in città. Sicuramente avrà fatto la segnalazione, adesso non immagino gli agenti di polizia locale guardare lo spettacolo e basta. Ecco, se posso aggiungere a quello che ha detto il collega Nicoli, allora, secondo me, premesso che è una cosa sperimentale, 6 mesi, sarà tutto da vedere se funzionerà, e già hanno messo in luce quelli che sono alcuni punti che vanno sicuramente implementati ex novo, ovvero sia il famoso contrasto ai barchini, cioè si pensa già a Frontex, perché vuol dire, quando tu hai a che fare con migliaia di navi che navigano nel Mediterraneo e fanno finta di essere dei pescherecci, o hai dei sistemi innovativi, hai delle forze in campo molto, molto importanti, o non riesci a fare assolutamente nulla. E ripeto, anche con il ministro Salvini i porti erano aperti, sono sempre stati aperti. Ma la cosa interessante che mi fa sperare, personalmente come cittadino, prima che come dirigente del PD, sono vari punti. Allora, si parla sempre del fatto della volontarietà del porto. Ok, qui ci siamo. La rotazione dei porti è su base volontaria. Però c'è una seconda parola che è molto innovativa, su cui molti non... Cioè, quale? La redistribuzione obbligatoria dei migranti, cioè l'obbligatorietà. D'accordo che stiamo lavorando su tre stati. Sa perché mi hanno detto che poi rischia di essere una fuffa? Perché di base c'è ancora l'accordo di il regolamento di Dublino. Ecco, le fermo. Tre cose simpatiche. Dublino, qualcuno non lo dice, ma fu firmato nel 2003 col governo Berlusconi, firmato alla Lega. Anche questo è interessante. So che le cose cambiano e le persone evolvono e va benissimo, però... Ma noi vogliamo fermare questi qua. Ce li lasciate fermare? Andate fuori dal governo o no? Fermiamo e difendiamo l'Italia, difendiamo l'Europa. Siamo un po' storia dei Balcani, una volta con gli ottomani. Se mi permette, sono ancora altri due punti interessanti rispetto al nulla che c'era prima. Abbiamo detto quindi questa redistribuzione obbligatoria. Redistribuzione obbligatoria. Esattamente. Aspetti, poi arriviamo ai temi economici. È tutto da vedere, tempi molto rapidi di identificazione, però di nuove banche dati 4 settimane. Allora, sa qual è la parola chiave però? Me è sanzioni. Esatto, cioè sono chiacchiere. Aspetti, no, non è così, perché in realtà anche l'Italia su determinati temi, per esempio le discariche, certo, cioè sono 3.000 abusive in Veneto, giusto per citare un dato, allora paga un fior fiore di milioni di sanzioni, quindi uno alla fin fine preferisce pagare sanzioni che fare l'accordo, che rispettare un accordo firmato, e questo è il rischio. Per di più le sanzioni non sono bloccate perché c'è Dublino soprattutto, a me risulta. Potrebbe essere, quindi anche se noi applichiamo delle sanzioni, ma questo non le facciamo pagare, questo è vero. Quarto punto, e poi si potrebbe addirittura qualcosa anche di più, io pensavo anche ai fondi strutturali, cioè i fondi strutturali sono qualcosa che per certi paesi in questo momento non vogliono accettare, sono però fondamentali in paesi come l'Ungheria, come la Polonia, ha avuto uno sviluppo stratosferico grazie a questi fondi, quindi loro accettano, sono sicuramente degli accettatori piuttosto che contributori, si potrebbe anche pensare a una forma di compensazione. Ecco, vai a spiegare Orban. Sono accordi multilaterali. Allora, Nadia, voglio solo ricordare, ieri sera sono stato da Luca Mercalli. No? Chi ha dato le previsioni degli arrivi? Cosa fa? No, Luca Mercalli è quel climatologo
che ha fatto presentato alla Sissa. Cosa questi, i migranti climatici? Anche dell'immigrazione, certo, ma anche del problema dell'inquinamento di altro. Ma il succo di tutto questo era, facendo vedere che il pianeta è messo malissimo, eccetera, 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 arriva a qualche 500 anni fa, dove c'era 1,5 miliardi di persone. Noi siamo a 7 miliardi oggi e arriveremo a 10. Non avremo né sufficienza da mangiare, né sufficienze materia per far vivere le persone, e quindi arriveremo banalmente a una... lui dice... che un controllo demografico. Non solo un controllo demografico, ma per arrivare a 2 miliardi e mezzo che la Terra si può permettere, fai tu 7 miliardi e mezzo come finiranno. Beh, vabbè, ho capito. Fai tu come finiranno. Adesso, perché arriveremo a questo. Perché se nessuno mette mano, come per esempio Trump... No, ma il controllo demografico è uno di quei temi tabù. E noi pensate, che noi ci assorbiremo... L'Italia in questo momento dovrebbe vivere con 55 milioni di abitanti. No? Quando dicono... Siamo giusti. No, siamo 62. Vabbè, ma quando dicono ci manca forza lavoro... Siamo a 62 che faccio lascio. È una cazzata. Allora, aspetti. Usai, sull'accordo di Malta cosa ci dici? Secondo me... è un passo nella giusta direzione, perché fino a ieri ci lamentavamo che l'Italia veniva lasciata sola, che eravamo il campo profughi d'Europa. Tra l'altro ricordo quando sono stati ulteriormente ridotti gli sbarchi dopo la riduzione con Minniti. C'è stato il governo giallo-verde che ha ridotto ulteriormente gli sbarchi, e tra l'altro vari ministri, non solo Salvini, aveva firmato il blocco delle navi e aveva impedito di scendere proprio per chiedere all'Europa di farsi carico delle persone che arrivano in Italia, perché i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa. Questo lo chiedevamo di volta in volta. Questo accordo, che è provvisorio, che è nell'attesa di modificare Dublino, perché lì ci sarà il banco di prova, stabilisce due cose importanti. L'automaticità della cosa, quindi non bisogna ogni volta andare a mendicare e a dire non lasciateci soli, e l'obbligatorietà, che arriverà, vedremo. Non è la soluzione del problema, è un passo in avanti sicuramente. La sfida poi appunto è quella di non farli partire, di combattere le organizzazioni criminali che raccontano che qua c'è il Bengodi e quindi hanno tutta la volontà di portare qui persone in maniera irregolare, poi anche per sfruttarle. No? Bravo, tra l'altro. Sì. Allora, voglio... sì, poi vi faccio sentire Di Maio su un altro tema. Un inciso collegandomi anche ai fondi strutturali. I paesi dell'Europa dell'Est che sono di recente entrata in Comunità Europea e in Unione Europea, ecco, lì bisognerebbe pretendere, magari usando leve come quelle che citava Guagliana, fondi strutturali, assolutamente che ci sia un'equa ridistribuzione. Ma ecco, mi pare che quello che ha cercato fino a questa mattina accordi con Orbán e company sia stato il nostro precedente ministro degli interni. Ma sapete che non ha effetto fino si investe sugli uomini. È una cosa, smettiamola di continuare a dire questa sciocchezza. Quale? Italia Viva, ma anche il Partito Democratico con cui ho condiviso tante battaglie fino a una settimana fa, non vogliamo gli immigrati. La cosa migliore sarebbe cercare di costruire condizioni di vivibilità e di sostenibilità nei paesi che purtroppo queste persone sono costrette a lasciare. Ma dove? Quindi sono cerchiamo di essere seri. Ma dove? Ma se sono tutti quanti palestrati con i telefonini. Stiamo solo cercando di... Ha detto il tuo collega prima che arrivano da persone, da famiglie che sotto ricche, gli occhi di tutti, non sono anche poveri, dopo un anno del super ministro degli interni, quando parliamo di paesi, non è stata risolta. Quindi in guerra, smettiamo la di prendere Libia in giro è un paese i nostri quasi in guerra, in rivoluzione. Ma le persone che vengono oltre non sono libiche. Danilo, peccato che quella famosa foto dei palestrati era un famoso rapper. Mia figlia lo conosce perché quindi erano palestrati, erano tutto una clan. Era un famoso rapper con i suoi... Ma qualcuno l'ha postato dicendo sono tutti palestrati. Cioè, nel senso, delle false immagini. Ma come questi qua sono bastonati in Libia e arrivano con i telefonini nuovi? No, guarda, ma chi glieli dà allora? Basta pensare a come abbiamo lasciato che si riducesse la Siria. Dammi una risposta. Mi dispiace. Signorina del PD, mi dia una risposta. No, non sono più del PD, mi dispiace. Ma è di quello che è. Mi dia una risposta su questo. Sono
un sacco di prove che sono stati perseguitati e sono persone. Ma che i telefonini come arrivano nei loro mani? Ma il telefonino non ormai ce l'ha chiunque. Dal balcone non cade neanche in acqua, guarda. Sono tutti massacrati e arrivano belli come il sole. Ma dai, ma per piacere. Ma non prendi, prendiamo in giro, stai prendendo in giro la gente che non ha lavoro. La situazione che c'è nel Nord Africa da un punto di vista della insostenibilità ambientale ed economica. Sai che ti voglio bene, però non esiste quello che stai dicendo. No, io vorrei che quelle persone non fossero costrette a lasciare la loro terra. Quelle sono pagate per andare via. Abbiamo lasciato colpevolmente che la Siria diventasse praticamente un cimitero a cielo aperto. No, questa è una responsabilità anche dell'Europa. Ma dai. Però ti devi anche assumere l'abbiamo le responsabilità anche, dei, no? di flussi di persone allora, che scappano da là. Guido, ci fai vedere, perché voglio parlare adesso, chiudiamo questa parentesi e vorrei arrivare anche ai temi economici. Prima dei temi economici c'è un'altra scissione a rischio, no? Sapete, allora adesso Italia Viva pare che arrivino altri due parlamentari, due sono il Movimento 5 Stelle, due addirittura dalla arriva Lega. Un sacco di gente. Noi stiamo aspettando. Nella Lega arriverebbero altri 10, dice 20 Salvini parlamentari. Ci sono da vari movimenti, anche nella Lega. No, dalla Lega. Ma Italia Viva guarda, ci sono 20.000 adesioni in una settimana. Di allora, persone. 20.000 adesioni in una settimana. Di persone, non di classe dirigente, chi se ne frega della classe dirigente. Ma no, tutti quelli di Bibbiano, tutti quelli della Leopolda, tutti quelli della Leopolda arriveranno tutti da voi. Leopolda allora, è un posto normalissimo a Firenze. Cosa succede tutti dal quindi gruppo a questo Bildenberg. Punto? Fermi. La leadership di Di Maio sembra un po' di nuovo sotto attacco con questo documento firmato da 70 parlamentari, senatori in particolare, comunque per discutere di che fare di questo movimento della leadership, l'accerchiamento di Di Maio, eccetera, eccetera. Cosa dice lui? Possiamo pensare a un direttorio, circa 12 persone, ormai è un movimento strutturato, le alleanze sui territori ormai l'avete già visto, ma oggi ha ribadito un'altra cosa, sentiamolo. Ministro, a proposito di Parlamento, mi scusi. È passato a Renzi. Lei è qui, si occupa di politica estera, ma in casa c'è un po' di disequilibrio. Come commenta questa? Io sono consapevole che questo argomento non è nel programma di governo, però ne parlerò col PD, perché per me dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano in altri gruppi, sia dei gruppi che li fanno entrare. Quindi secondo me è arrivato il momento in Italia per introdurre il vincolo di mandato. Ora come lo si voglia introdurre, in quale forma costituzionale, vedremo, ma secondo me è arrivato il momento di dire che se vieni eletto con una forza politica e poi passi in un'altra forza politica, te ne vai a casa. Non è che passi al gruppo misto o stai lì in un altro gruppo che magari neanche esisteva sulla scheda elettorale il giorno prima delle elezioni. Lasciatemi dire che queste pratiche non fanno bene al nostro paese, credo che tutti i cittadini convengano con me che ci sia bisogno di una stretta e l'introduzione di un vincolo di mandato o di un recall che consenta ai cittadini di dire che se io ti ho eletto in una forza politica e tu la cambi, perché è legittimo che tu la possa cambiare, te ne devi andare a casa, è il minimo che possiamo fare per questo paese, per l'Italia, perché non è un bello spettacolo. Ad ogni modo, voglio dirlo, io avvierò la procedura che è prevista dallo statuto del Movimento 5 Stelle per chi passa in altri gruppi e chiederò il risarcimento di 100.000 euro come abbiamo fatto in passato anche per altri. Sul fronte internazionale, Ministro. Allora, così Di Maio oggi. Intanto no, di fatto lui dice quelli che cambiano un partito vanno via dal movimento, i 100.000 euro li chiederò, ma c'è questo accordo c'era anche per i candidati di consiglio regionale, no? Il vincolo no, diciamo interno no, Movimento 5 Stelle. Quando non c'erano, che fanno? Se ne vanno? Chi? Non so, se leggiamo sui giornali. Ma no, credo che c'era una raccolta firme per discutere di. Ma c'era già prima dell'accordo con il Partito Democratico, abbiamo fatto varie riunioni nelle diverse regioni per aggiornare un po' quello che è l'organizzazione del movimento. Come dice Stefano Patanelli, quando si cresce bisogna cambiare gli abiti, i vestiti. Così noi siamo un movimento, siamo in movimento e quindi dobbiamo adattarci e cercare di
andare avanti cercando di migliorare quella che è la nostra organizzazione. Noi non abbiamo, ad esempio, come hanno i partiti, dei responsabili provinciali, regionali. Ci vogliono. No, non no, è che ci vogliono, bisogna, so, bisogna in qualche maniera stimolare da una parte la partecipazione dei cittadini alla vita politica e quindi alla vita attiva. E come vengono individuati, dall'altra parte, su Rousseau, dall'altra parte è una nostra esigenza proprio avere dei canali di collegamento per portare le istanze della base fino a quelli che sono i nostri parlamentari. Ma il coordinatore, diciamo, regionale o provinciale? Noi non faremo dei coordinatori, pensavamo di fare dei facilitatori sulle varie tematiche. Adesso ci siamo organizzati. Cioè il navigator dei temi. Non c'entra niente con il navigator dei temi. Nominare sia a livello locale dei facilitatori che aiutino a confrontarsi. Anche il Partito Democratico ha il suo responsabile nel mondo della scuola. Loro sanno tutto. A differenza tua, noi quando arriva un emendamento lo leggiamo. Esatto. E noi lo lasciamo appoggiato. Avete presentato 130. Ieri avete presentato. Avete presentato 130, 120 emendamenti. Ogni volta è costretto. Ma come vuoi che vada a vedere? Lo bacchetta. Aspetti, 130 emendamenti sono forse? Sono 130 emendamenti. Su cosa? Sulla legge. Non sai neanche su cosa. Comunque, rimane il fatto, non vado a leggere. Li hai letti? No, non li ho letti, ma neanche uno. Cioè, loro avevano Calderoli col generatore automatico di milioni di emendamenti, perché se li sono letti tutti, no? Loro hanno fatto lavorare i loro ragazzi, poverini, tutto il giorno a ciclo stile fare questi emendamenti, hanno sbagliato a presentare l'emendamento sapendo che venivano cassati perché si votava l'articolo. E quindi gli hanno dovuto presentare come subemendamenti. Non sai ancora come funziona il Consiglio regionale. Non sai come funziona il Consiglio regionale. Quel documento è stato interamente sostituito da un altro documento, e quindi i nostri emendamenti che erano riferiti al primo documento. Abbiamo dovuto traslarli perché se no sarebbero decaduti. L'ha fatto il Partito Democratico e l'ha fatto il Partito Democratico. Siete incazzati. È stata un'operazione di ostruzionismo. Allora, voglio vedere una cosa. Ai Salviniani, che se lo ricordano, che fino ad un mese era il loro capo che millantava di risolvere il problema di immigrazione. Scrivono. Soprattutto cattivi con la Lega, stasera. L'impatto. Allora, solo un flash, poi voglio vedere le slide sul tema economico. Quindi, che cosa vuole fare questo governo? Chi è che arriva da voi ancora? Quali parlamentari? No, io mi sto occupando di incontrare un sacco di persone comuni, mediamente 2 o 3 persone al giorno mi contattano che non hanno mai fatto politica attiva fino ad ora, e quindi mi sto divertendo così. Quindi io invece di pezzi di classe dirigente mi trovo impreparata, mi dispiace. Va bene, poi sarà una diarchia, abbiamo detto. Slocker, lasci questo parlare. Questo qua deve essere una dei liberi uguali. Può essere uno liberi che uguali, esprime la sua manca, opinione. Manca il terzo. Mi dica una cosa su Renzi, dai, a questo punto si sfoghi. Ma allora, io ne stavo. Vi ha messo in difficoltà, stanno crescendo più parlamentari. Tra il resto, io ho cominciato proprio la mia militanza nel 2007. Ho ancora la tesserina di fondatore, ancora con Beltroni, quindi ho sposato tante idee sul maggioritario. Passava con noi lui, sicuro. Poi ovviamente le cose cambiano, siamo stati tanti segretari. Io onestamente devo dire che l'Italia ha un estremo bisogno di riforme. Riforme sul lato della burocrazia, riforme sul lato della giustizia. Ho capito, ma e ogni quant'altro. Cosa sarà di fatto bloccata, decisa, influenzata da Renzi. Non, io
Voglio metterla in positivo, nel senso che l'uscita di persone amiche come Antonella, io la vedo come una possibilità di aprire un campo, cioè nel senso è un po' come quando si sta in una casa bella grande con delle persone con cui sta molto bene, queste persone poi escono ma te le trovi nel condominio di fronte che si stende di panni insieme. Quindi scegliere un titolo hanno fatto bene. Ma secondo me, io... del PD non può dire. No, non sto dicendo questo, sto dicendo che sta aprendo un movimento che... A mio avviso fa anche bene al PD, cioè ci vogliono delle... Ti fa una tessera, è una separazione consensuale. Separazione consensuale. Ci voglio, secondo me nelle cioè apre un capo. Apre un capo. Qui scrivevano, il vincolo di mandato è un... scrivevano un insulto alla Costituzione italiana, scrivevano, insomma, certo, poi la libertà, insomma, sono tutte cose che non è un concetto di poco conto, non è un concetto di poco conto, perché è un concetto, ci sono state poi... epoche in cui voglio dire fare politica anche per persone che magari non appartenevano a ceti protetti, ceti privilegiati, era veramente un rischio e si rischiava la vita, quindi cerchiamo di non buttare proprio il bambino e l'acqua sporca, sono questioni guardate molto qui, delicate. La Lega vuole una legge elettorale che elimini le rappresentanze. Ma non è vero, ma che c'hanno sempre una dose. Ma purtroppo questo è il rischio di quello che è accaduto. Cioè il rischio è che ci siano sei regioni senza senatori. Ma sì, perché col combinato con disposto questa... della... Guardi che questa allora, frase che utilizzava insieme, Deborah Serracchiani. No. Lei adesso in Italia Viva insieme, non può più dire combinato disposto. Riformulo, mettendo insieme. Avete visto la Serracchiani tifare Roma? Sì, l'ho visto in TV. È una roba incredibile. L'ho visto. Lei è friulana. Era Deborah Serracchiani e Pier Ferdinando Casini. Sì, pazzesco, una roba affascinante. Mettendo insieme la diminuzione del numero dei parlamentari, votata tre volte comunque dalla Lega, quindi insomma... Mettendo insieme quello, sì, ma tre volte contro dal PD. Sì, esatto, quindi siamo pari. Mettendo insieme la diminuzione del numero dei parlamentari e qualora passasse questa cosa buttata là in maniera veramente fatta male, e questa cosa di modificare il Rosatellum in senso maggioritario, rischiamo, per esempio, una regione come la nostra, presenza di più comunità linguistica, eccetera, di non avere la presenza. Esatto. Beh, ma non allora, è una roba di poco conto. No, l'abbiamo discusso molto in queste settimane. Sì. Buttata là così come l'avete fatto ieri, mi dispiace, è fatta proprio male. Così no, mio. Ma loro dovevano lanciare ma un segnale forte ma a Salvini. Certo, dopo un mese onestamente, di depressione. Il fatto di parlare di urgenza. Cioè l'urgenza si fa per le calamità, cioè l'urgenza, io lo vedo anche ovviamente pure, cioè, l'urgenza convocare si fa il consiglio quando c'è qualcosa veramente, è scoppiato un qualcosa, ecco, non mi sembrava questa una questione di urgenza, un cataclisma, ecco, Sciauli, onestamente. Sciauli è stato anche poco corretto nel dire... Adesso li sentiamo, pubblicità e poi Federica, Sciauli e tutti sul referendum e il voto di consiglio regionale per cambiare di fatto il Rosatellum e renderlo pienamente maggioritario, pochi istanti. Allora, noi dobbiamo far subito una... Il Friuli Venezia Giulia con questo voto è protagonista per la difesa di un diritto fondamentale dei cittadini che è quello di poter scegliere la maggioranza e quindi il governo nazionale. Alla fine il centrodestra ha votato compatto e il presidente Fedriga ringrazia. È passata ieri sera in consiglio regionale la proposta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale proposto a livello nazionale dalla Lega. Anche Forza Italia alla fine ha assicurato il suo sostegno. Non abbiamo problemi, ha detto il capogruppo Nicoli, purché il maggioritario sia di coalizione. All'attacco invece le opposizioni. Un presidente di regione che per l'ennesima volta si dimostra prima di tutto il segretario di un partito e che fa accettare al suo consiglio regionale un'imposizione dall'alto di un referendum che non verrà mai accettato dalla Corte Costituzionale, ma impegna, invece di impegnare il consiglio sulle crisi della cartiera Burgo piuttosto che della ferriera di Servolo dal DM Electron, impegna il consiglio regionale nei diktat e negli obblighi che gli impone Salvini. Anche Onsel di Open FVG rileva che la maggioranza, su impulso pressante della Lega e del presidente Fedriga, ha deciso di imporre l'adesione al nostro consiglio regionale. Per il Movimento 5 Stelle la Lega propone ai cittadini un referendum incomprensibile per mero interesse elettorale. Il punto è che in questa regione ormai l'unica maggioranza è quella della Lega. Non ci sono più componenti di una maggioranza, tutti si piegano ai voleri di Salvini e di Fedriga e ovviamente non c'è più uno spazio per una destra moderata o anche per un centrodestra moderato. Noi proponiamo insieme ad altre regioni questo referendum, è un principio di democrazia che parte dai territori, noi insieme al Veneto, al Piemonte, alla Lombardia
abbiamo deciso di portare avanti questa battaglia. Ringrazio tutta la maggioranza del Friuli Venezia Giulia che ha voluto condividere con posizioni differenti, ma che sono riuscite a trovare una sintesi per tutelare gli interessi anche dei cittadini di questa regione. Come non si credeva neanche lui? Ha dovuto farlo e via, dai. Per circostanze. Sì. Cioè, voi dite per ordine di partito. Ma sì. Ma adesso purtroppo... Poi bisogna dire una cosa. Lui, cioè il presidente Federica, l'ha votata. Cioè, neanche un anno e mezzo fa... Il Rosatellum. L'ha votata. E tutta la Lega, insieme con il Partito Democratico e con Forza Italia. Non Fratelli di fronte a una mina... Anche, c'è un problema di governabilità, anche una realtà tattica. Sì, ma lo sapevate, sappiamo che c'era un problema di governabilità, no? Cioè, scusa, quella legge lì è stata fatta apposta. Qualcuno minaccia di fare una nuova legge elettorale? Qualcuno minaccia. Voi avete minacciato. Proporzionale. Poi oggi Del Rio insomma dice male che poi c'è tutta sta voglia di far proporzionale. Questo. Assolutamente. Vabbè, ma posso e dire poi gli altri... Andiamo sulle questioni economiche, dai. Guido, ci aiuti? Ci fai vedere cosa stanno pensando? Eccolo qua. Allora, la legge di bilancio che allo studio nei giorni prossimi presenteranno, diciamo, quella che potrebbe essere lo scenario, sarebbe una manovra da 30-35 miliardi di euro circa. Poi andiamo avanti. Cosa dice... le nostre prestigiosissime slide. Ma da dove arrivano? Le slide? Sì. Dai giornali di queste ore. Ah, che bravi. No, dai nostri sondaggisti, quelli. No, che bravi. No. Sì, non da Repubblica. Stavo dicendo se poi ce le mandate. Ah, sì, ho capito, no, perché ovviamente diciamo una che sta nel partito di Renzi quando sente slide le vuole tutte. Certo, vabbè, allora vediamo cosa c'è poi, Guido. Sì, vabbè, questa l'abbiamo vista. Poi anche perché esatto, l'obiettivo primario diciamo è fermare gli aumenti dell'IVA e quello è un costo soltanto di 23 miliardi, si potrebbe bloccarla solo su alcuni prodotti, l'aumento solo su alcuni prodotti o farla aumentare solo su alcuni secondo prodotti come volete vedere, che... ma questa è stata diciamo, un'idea che viene smentita. Assolutamente. L'aliquota di oggi altrimenti al 10 passerebbe al 13, quella al 22 salirebbe al 25,2, insomma un aumento di ogni famiglia, per ogni famiglia di circa 540 euro in un anno. Allora, cosa è la cosa che ci interessa di più? Vediamo un po'. Ah no, qua ci sono gli incentivi per limitare il contante e quindi l'utilizzo del contante, più carte di credito, più pagamenti. È chiaro che là dove già è stata ridotta la spesa per gli esercenti, soprattutto i commercianti, nel momento in cui io vado a pagare una spesa sotto i 25 euro, allora lì si vorrebbe limitare anche il peso per un commerciante anche quando io vado a pagare con la carta un importo sotto i 5 euro. Costa più la tassa che il caffè. Cioè andiamo a pagare il più possibile con la carta, ma è chiaro che non deve essere un costo né per me né per il commerciante. Poi... eccolo qua, questa è una delle cose che interessa più a tutti, buste paga più ricche fino a 1500 euro, il costo sarebbe di 5 miliardi se si fa per redditi sino a 35.000 euro. Ti chiederei poi Guido, riguardiamole poi no, mentre commentiamo anche così, sono chiare a chi ci segue da casa. Poi, questa che non è una cosa nuova, però... Tonci. Bravissimo. Cioè l'ex sindaco di Padova, Massimo Bitonci, che era sottosegretario appunto all'economia, pensava di fare una cosa di questo tipo. Misure sul contenimento dell'uso del contante, dovrebbe esserci anche la lotta all'evasione fiscale, la partenza di una lotteria degli scontrini, in realtà già prevista, ma sulla quale il governo intende investire per spingere i contribuenti a chiedere il ticket e poi tentare la sorte. Deduzione spese per gli artigiani, cos'è? Cioè noi oggi cosa facciamo? Detrazioni e deduzioni magari per la ristrutturazione, no? Lo sapete. Invece qua cosa dicono? Deduzione per la spesa dell'idraulico, il falegname, questo e quell'altro. Quindi evitare che magari lì ci possano essere sacche di evasione fiscale. E le multinazionali e dalle Leopolda quelle non pagano, quelle non pagheranno avanti. Quelle che finanziano le Leopolda? No, quelle che non solo finanziano, quelle che sono presenti. Le Google, le web tax? Quelle là invece sono i grandi, quelli sono i grandi evasori, non l'artigiano, non l'artigiano, non l'idraulico, quelli non sono, è un calzolaio. È l'evasione di sopravvivenza, no? Ma ovvio, eccolo. Allora facciamo una tassa
tassazione giusta ed possiamo equa. Possiamo vedere solo le ultime. Le ultime due. Allora, privatizzazione di immobili pubblici, cioè la vendita, sempre e alienazioni, bene. Anche perché il debito pubblico è arrivato al 134,8, quindi lì bisogna fare degli interventi. Molti di quelli promessi, poi come al solito lo sapete, non sono stati alienati, cioè venduti. Poi c'era l'ultimo, che è quello che riguarda per esempio il gasolio agricolo, che sta facendo arrabbiare moltissimo, che sono gli incentivi sul fronte ambientale. Potrebbe rispuntare quindi il taglio del 10%, pari a circa 2 miliardi di euro degli incentivi fiscali che sono dannosi per l'ambiente, a partire dalle accise agevolate sul gasolio, così come gli incentivi per la rottamazione delle auto più inquinanti. Questo l'avevamo letto nei giorni scorsi, quindi il testo studiato dal ministro Costa, il generale Costa, e che ritorna e che era stato cassato, non c'erano le coperture, dicevano nei giorni scorsi, invece ora ritorna. Basta, mi pare, no? Qui l'abbiamo viste un po' tutte. Allora, primo commento all'opposizione, diciamo. Nicoli, no, cosa dice? Io ho detto il contrario. Cosa dice? Non ho detto che in Piazza Libertà è tutto a posto. No, ma c'è rischi di incattivare. No, mi dispiace, purtroppo. Vabbè, bene, così abbiamo chiarito subito. No, Nicoli, dalle slide, alle previsioni. Ho detto il contrario, che ci passo alle 6 di mattina, ahimè, e che soprattutto a maggio-giugno scorso era una situazione affatto tranquilla. Non dare queste notizie alle 6 di mattina, tutti i tuoi fans ti aspetteranno. Ci sono gli autisti dell'auto, c'è un sacco di gente che lavora alle 6 di mattina. Stiamo sulle proposte del governo. Cosa dice? Riguardiamole, Guido. Nicoli? Ma guarda, io credo che dai primi dati che abbiamo visti qui sulle leggi di bilancio non ho visto interventi sulle infrastrutture, per esempio, che sono il vero tema che sta a cuore al nostro paese se vogliamo migliorare anche nella produttività, nell'innovazione, in tutti questi temi che aiutano poi a creare lavoro, a creare occupazione. Certo, c'è un provvedimento come quello del reddito di cittadinanza che assorbe numerose risorse e questo secondo me è stato un grave errore. Noi dobbiamo incominciare a investire invece in infrastrutture per ammodernare questo paese che è ancora troppo... Cioè c'è un capitolo che manca, un capitolo che manca. Ed è un capitolo importante secondo me. No, è chiaro. Loiana, poi Slocar, Grimussai. Tra l'altro una cosa molto simpatica del reddito di cittadinanza, che secondo me è stato uno degli strumenti più interessanti per scovare degli evasori indirettamente, che se sapete i numeri, sta venendo fuori che circa il 50% delle proposte non viene accettato, gran parte vengono poi in qualche maniera attenzionati e c'è un'evasione, sta venendo fuori, molto molto importante. Nei numeri poi, ma mi correggerà l'amico dei 5 Stelle. C'è detto dal PD che è alliato. No, no, ma non è. Ma diventa uno strumento. Ma è uno strumento, ma perché poi. Finisco il ragionamento. Il discorso del contante elettronico, tutti voi avete viaggiato in posti come Finlandia, ma in tutti i posti dove l'evasione fiscale ha un tasso bassissimo. L'utilizzo delle carte elettroniche è esponenziale. No, ho capito, cioè, ma la tassazione, tu non riesci, tu dici il caffè. No, tu non riesci a pagare un caffè in contanti, ma devi pagare con carta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, l'hai detto anche tu, sono d'accordo, che non puoi pagare con la carta di credito un caffè che ti costa, qua costa un euro, in Finlandia costa 3,50 euro. Ho capito, no, fammi finire il discorso. Dinamiche economiche diverse. No. La tracciabilità del pagamento è una delle forme uniche per poter in qualche maniera riuscire a controllare i flussi. Non c'è altra maniera. Non bastano i finanzieri. Possiamo mettere il rapporto tra chi deve essere controllato e finanziere è tipo un finanziere per 10.000 persone, e questo è il rapporto, quindi è assolutamente impossibile. Quindi il rischio, se tu fai un'analisi, se tu lavori sui progetti, se tu lavori, e fai la mappa di rischio e dici il rischio che impatto può avere sulla mia vita e quella probabilità, vedrai molto spesso che la probabilità è talmente bassa che ti prende, che lo fai. Quindi allora, ho capito, non è pensabile che un imprenditore non riesca in nessun modo, deve evadere per forza. Allora, anche adesso un telespettatore dal Friuli. Il discorso dell'evasione, del fatto che io devo evadere perché devo sopravvivere. Allora io posso dire, il biglietto della Trieste Trasporti, 1,30 euro, quello non lo uso molto, 1,30 euro è troppo alto e allora io non lo pago. Se cominciamo a ragionare in questa ottica... ma se non ce la faccio a mantenere la mia famiglia e i miei dipendenti, guarda, ma di cosa stai parlando? Io ti posso dire una cosa, ma però, di cosa stai parlando? Ti faccio solo un esempio. Dai.
il canone, il tanto vituperato canone, canone televisivo. Stranamente, è una cosa che a me anche scoccia pagarlo, onestamente, perché io non lo uso. Lo usa mia figlia la televisione, ma non lo usiamo praticamente mai questo scatolone. È una vergogna. Bene. Perché non diamo neanche una lira a loro. Prima, non diamo neanche un euro a loro. Questa è la grande vergogna. No, sul è giusto pagare, ma il servizio lo danno si potrebbe loro. Fare una trasmissione su quella che deve essere la Rai. La Rai e su questo, si fa pagare la pubblicità alla no, Rai. No, infatti, è una vergogna assoluta. L'avete introdotta voi questa roba qua. Ma Renzi l'ha introdotta, ricordati. Volevo finisco il ragionamento. Stranamente, da che mi pare che pagasse il 50% del canone, da quando l'hanno introdotta nella bolletta, cioè. Stranamente lo paga 80, 90. È un furto! Ma non è un furto. Furto! Era che prima non lo pagavano, cioè, capisci? Ma tu rispetto a loro, attenzione, però alle piccole ti faccio notare e finisco. Ti faccio notare perché il canone si è abbassato. Dove voglio arrivare? Che se paghiamo tutti, paghiamo di meno. Questo è il concetto di base. Se cominciamo a dire sei che sei obbligato è diverso. Con la pistola è un imprenditore si suicida. Perché quanti imprenditori sono suicidati perché non avevano i soldi per pagare? Ma quanti? Quante persone non hanno i soldi per dare agli operai? Ci sono vari livelli ma di non evasione. È così. Mentre c'è voi la grande, c'è difendete la... i grandi gruppi. No, questa è la verità. Voi siete diventati, quello che il Partito Comunista combatteva negli anni 70. Allora, Slocker è già intervenuto. Rispondo con sms. Certo che parliamo di politica perché sono i temi che riguardano tutti noi. No? Quindi è anche come risolvere le questioni, come affrontarle, ma il tema Trieste più centrale è domani sera, lo sapete, lo ricordo insomma per chi ha gentilmente mandato quell'SMS. Occhio al microfono, sai cosa voleva dire lei di queste previsioni nella legge bilancio? Aspettiamo lunedì per vedere cosa ci sarà beh, scritto in base a quello che vede adesso mi fa piacere che si lasci un po' più di soldi in busta paga perché quando siamo entrati nell'euro si è dimezzato il valore d'acquisto dei nostri stipendi e quindi soprattutto a chi uno stipendio che non arriva appunto a 1500 euro lasciare un po' più di soldi in busta paga mi sembra doveroso. Io spero che ci sia anche delle misure cioè, per l'aiuto aspetti Slocker fino a 1500 euro in più all'anno per chi ha un reddito sotto i 35.000 questo è quello che però io spero che ci sia quello lì miliardi. Spero che ci sia qualcosa anche sull'aiuto alle famiglie perché il tema della denatalità e dell'aiuto alle famiglie è un tema importantissimo e spero anche in realtà che si vada ad aiutare un po' le imprese perché è vero che la tassazione è troppo alta e in qualche maniera bisogna dare un segnale anche in quella direzione lì. Vedremo cosa si riuscirà a fare perché insomma l'emergenza è sicuramente disinnescare gli aumenti dell'IVA e vedremo con i soldi che ci saranno. Dopodiché anch'io concordo sul fatto che bisogna partire anche con degli investimenti sulle infrastrutture che rilanci anche la nostra economia. Sicuramente però mi sembra anche facendo un parallelo con quello che c'è stato sui migranti dove in una riunione del ministro si è raggiunti a avere un risultato che non si era raggiunti con un anno del precedente ministro dell'interno, spero che anche qui ci sia maggior margine di contrattazione con l'Europa per avere, soprattutto su quelli che sono gli investimenti, una maggior elasticità e quindi riuscire a strappare magari il fatto che si estrapoli gli investimenti in infrastrutture da quello no? che è il rapporto comunque allora Slocker poi Grimes se non hanno tradito di nuovo il discorso della fiscalità e di andare incontro ma chi ha tradito? Ma cosa dici? Perché il fatto ma avete tradito voi tutto siete dei traditori allora tu prima i napoletani non li volevate perché puzzavano e adesso volete l'Italia unita. Prima volevate il proporzionale, adesso volete il maggioritario. Avete cambiato 8.000 volte le cose. Ma sono d'accordo sulle opere pubbliche. Il porto di Trieste e la piattaforma logistica. Quindi vi va bene anche la TAV. No, la TAV eravamo contrari. Opere inutili non le vogliamo. Pubblica. Sì, ma quelle inutili non servono. La Pedemontana, vogliamo le opere, ma non quelle inutili. Ecco, quindi parla con loro che siete alleati, che vi hanno votato per la TAV. Ma la questione della TAV è stata superata da quella mozione che traditori di neanche la Green non è stata tanto traditrice. Guarda, noi non abbiamo mai tradito nessuno. Se c'è qualcuno che ha tradito, siete voi che avete votato quella legge che ha garantito l'ingovernabilità.
e quindi per penalizzare il Movimento 5 Stelle aiutare le coalizioni che avevano il loro presidente, il loro programma, alla fine avete votato insieme con Forza Italia e Partito Democratico. Potevate mettere le preferenze invece che mettere due terzi di nominati. Arriverà il momento. Due terzi di nominati con Rosatello. Arriverà il momento che andremo a votare. Vedrai che arriverà. Chi ha tradito? Vedrai che arriverà. E già conteremo i morti. Avete fatto. Avete tradito il centrodestra per allearci con noi. Non abbiamo tradito nessuno. Perché noi governiamo ovunque. Io non riesco a capire perché. Posso dire? Io non riesco a capire perché quando si fa un contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle in Umbria con il PD, hanno detto di tutto sul PD. Posso dire una cosa? Stessi consiglieri regionali hanno denunciato le persone del PD. Diciamo la giunta. Dai, ma è una vergogna infinita. Quando c'è un intervento di 5 Stelle, aspetti. Chiuda, sai che poi si devono. Quando c'è un contratto di governo tra la prima forza politica alle elezioni e la terza, andava bene, lei dice. Quello lì è un gesto di responsabilità che è previsto dalla Repubblica parlamentare. Vabbè, però sai qual è il ragionamento? Il secondo è un incidente. Allora, qual è il ragionamento delle persone che sanno? Quando fa comodo in questo momento abbiamo visto cambiare un po' il mondo in 14 mesi, dare quel risultato nelle regionali sin qui fatte. Visti i sondaggi, visto il risultato delle europee, uno dice: non si va a votare quando fa comodo, no, ma si insieme ai PD in Umbria che li avete denunciati per fisicamente. Lo stesso motivo non si fa neanche un governo perché fa comodo. Cioè, questo ragionamento si fa un governo se per essere obiettivi. Allora, ecco, fino all'altro giorno neanche con la mamma. Slocca. Sono molto contenta e vediamo che verrà confermato lunedì. Non ci sarà nessun aumento delle tasse e quindi venga confermata il congelamento dell'aumento dell'IVA che per persone con stipendi normali a mettersi sulle spalle dai 500 agli 800 euro in più all'anno sarebbe stato un dramma. Sono molto contenta che si pensa di andare a incidere sugli stipendi fino a 35.000 euro perché vuol dire anche prendere un pezzo di classe media che è stata massacrata dal 2008 in poi. Quindi non solo ne hanno assolutamente bisogno la parte più fragile della popolazione ma anche un pezzo di classe media. Condivido che bisogna continuare con un piano fondamentale di infrastrutturazione del paese, perché è anche una questione di democrazia, la mobilità è una delle, come dire, cifre della modernità, aiuta molto anche rispetto alla sostenibilità ambientale, aumentare la cura del ferro, aumentare il trasporto tramite treno. E quindi credo che, speriamo, si porti a casa con una concertazione molto più seria di quello che si sia riusciti a fare nell'ultimo anno, un buon accordo con l'Europa di togliere dal rapporto deficit-PIL le spese per le infrastrutture, perché questo paese ha la necessità collegato con il resto d'Europa. Dopodiché, la Spagna va al voto 4 volte. Bisogna, loro vanno al voto, noi non andiamo al voto. Dopodiché, voi state rubando la democrazia. In Italia, dopodiché, un'ultima cosa: loro vanno al voto. Dopodiché, finalmente abbiamo quarta volta in 4 anni perché non sono riusciti. Finalmente, da ex assessore, c'è democrazia. Non è una soluzione, ma è democrazia. Da ex assessore, scusate, so che dei bambini e delle bambine non gliene frega di solito niente a nessuno. Ma da ex assessore all'educazione del comune di Trieste, sono molto lieta che, grazie alla ministra Bonetti, si parli anche di portare a casa un piano pluriennale rispetto agli asili nidi, perché è assolutamente fondamentale rispetto a un'impostazione educativa e culturale, mamma e papà, oltre all'aiuto nei confronti dei mamma e di papà e delle famiglie, di tutte le tipologie di famiglie. Ci sono regioni che sulla gratuità dell'asilo hanno già certo, deciso, assolutamente. No? No, ma Lombardia, però bisogna cercare di dare, come dire, un servizio omogeneo. Secondo figlio, bisogna cercare di dare un servizio omogeneo, perché i bambini e le bambine sono tutti uguali, hanno bisogno di partire tutti dalla stessa linea di partenza per giocarsi al meglio i talenti. E l'asilo nido, lo 06, asilo nido e scuola dell'infanzia, l'ho provato sulla mia pelle in quei 5 anni, è un momento fondamentale per la crescita complessiva di bimbi e bimbi. Cosa voleva dire? Che non votano più PD. Aspetta, quando diventeranno grandi non voteranno mai PD. Ma chi se ne frega? Giustamente avete detto che le infrastrutture sono fondamentali. Io poi nel mio partito ho proprio la delega per innovazione e infrastrutture e non posso che essere d'accordo. Ma guardate bene che grazie a questo governo nuovo abbiamo messo in alcune posizioni dei soggetti che ci aiuteranno molto, perché avere un commissario agli affari economici, avere le persone che abbiamo,
Ovviamente questa è una mia proiezione, spero di non essere smentito, ma potrà darci quelle flessibilità che prima non avevamo. Perché avete fatto un colpo di Stato se ci mettiamo, insieme ai grillini, allora, anche a Bruxelles. Allora, io sono d'accordo con lui. Avevate già votato la signora dei 150 milioni di burro. Se la mettiamo sulle battute, voi vi eravate presentati col centrodestra. Dopodiché vi siete alleati con loro. Virate con loro diventa un patto. Noi siamo stati coerenti sempre. È stato un patto con i 5 Stelle, è stato un patto per Savaritale, per essere coerenti. Se lo facciamo noi del PD è un inciucio. Ora, è vero. O l'inciucio anche il vostro, o l'inciucio anche il nostro. Ma se l'inciucio o inciucio sempre, ma per quello che vi ha detto. Come la Meloni, piace tanto l'inciucio. O inciuciamo sempre, o non inciuciamo mai. Cioè, nel senso, dobbiamo essere coerenti su questo. Perché siamo. Io anche aborrisco. Renzi siete perfetti. Io conosco attenta Renzi. Renzi, guardi la sua fidanzata. Non sei più con Renzi? Renzi Italia Viva. Renzi Italia Viva, io sono PD. No, hai perso un passaggio. Ma non avevi preso la tessera anche di lei? No. Capisco più niente. No, sono notizie false. Voleva la tessera della Lega, Ma comunque, una cosa, io inviterei molte persone, voi lo fate sicuramente, a leggersi la Costituzione e non leggere soltanto alcuni pezzetti. Noi leggiamo quello che ci conviene. Certamente. Noi siamo una Repubblica che in qualche maniera ha il filtro del Parlamento, quindi il Parlamento che è eletto dal popolo, anche quelli che dicono che il sesto Presidente della Repubblica è sempre vostro, ma c'è una squadra di calcio, ma c'è una Costituzione, la squadra di calcio, noi abbiamo la più bella Costituzione del mondo, pensato, cioè, leggiamocela ogni tanto e rispettiamola, quindi il fatto che quello che viene chiamato inciucio è semplicemente una dinamica parlamentare di parlamenti legittimamente eletti dal popolo. Nicoli, avete paura che qualcuno se ne vada? Fermi che un minuto. Fermi, la sinistra è contro la classe media. Ovvio, è giusto. Qualcun altro se ne va con Renzi, cosa fanno Forza Italia? No, assolutamente no. Cioè, il presidente Berlusconi è stato chiarissimo, chi si affianca a Renzi fuori dal partito, quindi credo che non ci sia assolutamente nessun tipo di problema in questo senso. Loro sono stati siamo molto diversi. Responsabili, noi abbiamo aliati e responsabili. Della linea Renzi. Perché tutti hanno risposto alla chiamata del referendum. No, sono responsabili. Non è una porcheria. Sono aliati responsabili. Guarda che è stata un'indicazione del presidente Berlusconi. Prima ha detto poi aveva la stensione, poi ha detto di fatto sono di seguire la Lega in questa operazione. Il presidente Berlusconi ha tracciato una linea molto chiara rispetto al provvedimento che abbiamo votato ieri, ha messo in evidenza che un maggioritario puro sicuramente crea dei grossi problemi, però il governatore Fedriga e la Lega hanno acquisito praticamente questa nostra mozione che di fatto per assurdo potrebbe esserci un partito che prende il 100% dei seggi in Italia. È evidente che c'è un qualcosa che su un maggioritario puro assolutamente credo non stia in piedi, cioè il diritto di tribuna è evidente che ci sarà ed è necessario. Però ieri, nonostante le provocazioni che abbiamo avuto, molte provocazioni in aula anche, no? Rispetto anche dai colleghi del PD che volevano mettere in evidenza situazioni strane, ma per noi è prioritaria anche la compattezza del centrodestra, quindi è un valore anche quello. Noi dimostriamo nei vari regioni, paesi, città dove governiamo bene. Qui insomma vedremo parecchie elezioni regionali, poi appunto forse anche i referendum. Ma governiamo bene in giro per l'Italia, hai visto? Guarda, è sulla bocca di tutti che governiamo bene, Lombardia, Piemonte, Veneto, ovunque stiamo governando bene. Adesso aspettiamo l'Umbria, l'Emilia Romagna, poi andremo in Calabria, faremo un altro giro un po' ovunque. C'è anche la Campania, eh? La Campania intanto l'abbiamo lì. Difficile. È un po' più. Va bene, grazie. Allora, grazie agli ospiti che sono stati con noi. Subito dopo l'uscita l'intervista di Umberto Bosazzi, si parla di comicità, si ride con Davide Calabrese, attore e regista, insomma, gli spettacoli in programma alla Contrada, poi a Rossetti e via dicendo. Quindi dopo la pubblicità. Buonanotte. Allora, apriamo una parentesi un po' particolare all'interno di Ring. Ogni tanto
ci viene consentito di occuparci di qualcosa che non sia necessariamente la politica. Io intanto chiedo scusa ai telespettatori per le condizioni della mia voce, ma dovendo parlare anche di teatro, come ho già detto ieri, ho ritenuto opportuno assumere una vocalità all'Alberto Lupo, che mi pare anche abbastanza seducente, non forse che l'ospite è Davide Calabrese. Seducente quanto la tua voce. Seducente, allora siamo messi male. Allora Davide, grazie intanto per essere venuto a trovarci. Davide è a Trieste in una doppia veste, diciamo, o anche tripla per dire la verità, perché sei il, vediamo se ricordo bene, l'autore e il regista dello spettacolo che inaugurerà la stagione della Contrada, Nuovo Cine Swarovski. Ok. Sei autore assieme a Fabio Vagnarelli, che è un'altra, insomma, due quinti degli Oblivion, di Walzer per un mentalista, che è uno degli spettacoli in programma nel cartellone Altri Percorsi del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e che andrà in scena verso Mettano, addirittura verso, sì, quindi ci vuol tempo. Quindi lì però non sei regista. No. Perché? Perché non ho il dono dell'ubiquità, prima di tutto. E perché con la Contrada avevamo questo accordo. Per la prima volta la Contrada ha deciso di affidarmi interamente la scrittura dello spettacolo. Quindi quando un teatro stabile ha un'idea del genere, prende l'autore con molti mesi di anticipo. E quindi per tanti mesi ho scritto questo spettacolo. Walzer per un mentalista è arrivato nel mentre stavo lavorando per la Contrada. Ovviamente con Fabio Vagnarelli abbiamo subito instaurato una collaborazione, perché altrimenti non ce l'avrei potuta fare, anche perché in parallelo c'è anche la tournée degli Oblivion, che sarebbe il mio core business. Quindi insomma la gestazione di Nuovo Cine Swarovski è stata bella lunga, e poi avevo promesso con enorme piacere di fare anche la regia di questo spettacolo. I due spettacoli stanno provando in contemporanea. Sì, tra l'altro Rossetti, appunto, Walzer per un mentalista e al Cristallo. Ricordo, peraltro, che Walzer per un mentalista ha un regista che si chiama Marco Lorenzi ed è bravissimo, un giovanissimo regista che viene dalla compagnia Il Mulino di Amleto di Torino, e quindi, insomma, secondo me hanno fatto anche un salto in avanti, ecco. Rispetto alla tua scelta. Sì. E Vagnarelli cosa fa allora in quel caso? Vagnarelli in quel caso verrà a vedere le due prime appena tornato da uno dei suoi soliti viaggi, questa volta alle Canarie. Ah, ho capito. Beh, insomma, anche vicino, insomma. Stavolta sì. Allora, che cosa sarà Nuovo Cine Swarovski? Nuovo Cine Swarovski sarà uno spettacolo davvero divertente, questo sicuramente. Sarà un intrattenimento in dialetto, fatto con l'amore per il dialetto e con l'amore per il teatro. Infatti Nuovo Cine Swarovski è una sorta di gioco sul cinema Cristallo, che tutti ricordiamo, o almeno chi ha la mia età sicuramente ricorda, e che è stato il proto teatro Bobbio, insomma, in qualche modo. Il cinema Cristallo era il cinema dove d'estate si facevano le rassegne dei film di 007. Quindi se uno le perdeva, poi era certo che dopo un po' recuperava andando al Cristallo a vederli tutti quanti. Insomma. In questo Nuovo Cine Swarovski mi sono inventato un pianeta parallelo, insomma, nel quale il Teatro Cristallo non c'è più, e si cerca di restaurare questo teatro, che stavolta però si chiama Swarovski, quindi bigiotteria ma sempre di lusso. Però il riferimento è abbastanza evidente. Lo spero. Chi c'è in scena? In scena c'è ovviamente la compagnia capitanata da Ariella Reggio, che ancora una volta, dopo Pronto Mamma, l'esperienza che abbiamo fatto assieme 2 anni fa, riporta in scena una maschera triestina di sua barra nostra invenzione e di Carpinteri e Faraguna, chiamata Iole de Begnac. Qui c'è un dato un po' strano, che ci consente di fare quasi una sorta di metateatro per certi aspetti, perché in realtà, correggimi se sbaglio, la de Begnac non appare fisicamente in Carpinteri e Faraguna, è accennata dal dialogo fra
il figlio di mamma, mamma. Quindi verissimo. È un po' strana questa cosa, no? Verissimo, infatti mi raccontava Ariella che quando Carpinteri e Faraguna scrivevano ancora, Francesco Macedonio e anche Ariella li avevano spronati a portare in scena il personaggio della Debeniak, ma quasi intimoriti forse da un po' di superstizione, eccetera, visto che funzionava così bene questo personaggio, sì, di cui tutti parlavano, ma non parlava mai, di fatto il figlio de mamma si lamentava, chi la Debeniak? Però si parlava sempre in terza persona. Sì, non c'era mai un... Infatti 2 anni fa in Pronto Mamma, quando l'abbiamo portata per la prima volta in scena, c'era anche un certo timore di dare un costume, chissà se corrispondeva all'immaginario collettivo. Sì, ma insomma. Comunque è funzionato così bene che ritornerà con lo stesso costume, peraltro, in questa compagnia che è capitanata da Ariella, Reggio, poi c'è Leonardo Zanier, Daniela Gattorno, ci sono Marzia Postogna, Giacomo Seguglia e Mito Adriano Giraldi. C'è anche Giacomo Seguglia? Anche Giacomo Seguglia. Perfetto, okay. È un debutto, diciamo, all'inaugurazione della contrada, no? Sì. Perché Giacomo ha lavorato per lo spettacolo su Joyce, eccetera, quindi sono molto curioso di... È bravissimo e canta anche molto bene perché è uno studente del Conservatorio di Brescia, lui peraltro. Ah, quindi questo non sapevo, per questo posta da Brescia allora delle cose? Probabilmente. Ho capito, beh se no uno non è che possa postare molto da Brescia. Nuovo Cine Swarovski, sì, cioè. Nuovo Cine Swarovski è un, mi piace chiamarlo un musical vaudeville. Hai detto che in questa trasmissione bisogna essere seri. Sì. E quindi sì. Nel musical vaudeville continuamente i numeri musicali sono extra diegetici e diegetici. Ti è piaciuto? E quindi continuamente, come in Chicago, in cabaret, alle volte si canta veramente perché lo spettacolo è in un teatro e quindi bisogna cantare veramente per il pubblico, e alle volte, come spesso si odia nei musical, si canta semplicemente perché si esce di casa. Che la domanda sempre, no? Ma tu fai musical? Sì, io detesto perché la gente improvvisamente comincia a cantare, di fatto è una critica. Le trame sono orizzontali o verticali? Bellissimo, un criss-cross pattern, direi, se posso risponderti all'inglese. Ok, allora, è in scena il 18 di ottobre, no? Se non sì, mi sbaglio. Sì, esattamente. Okay. Poi invece, Walzer per un mentalista è qualcosa di fondamentalmente nuovo. Voi avevate già lavorato con Vanni De Luca, cucendogli addosso uno spettacolo che credo fosse 2 stagioni fa, se non mi sbaglio, no? Giusto, Prodigi. Prodigi. Qui che differenza c'è? Prodigi era uno spettacolo di narrazione, quindi Vanni De Luca, come mentalista e mnemonista, perché ricordiamo questo è il suo mestiere, entrava e abbatteva la quarta parete, era già a contatto col pubblico dall'inizio e raccontava la storia dei suoi eroi, questi fenomeni da sideshow, dalle capacità cognitive mirabolanti, e quindi dei suoi maestri, persone ai quali si è ispirato. Però era uno spettacolo interattivo già da subito. In questo contesto invece ci sperimentiamo una storia, cioè siamo all'interno di un manicomio cittadino, siamo a Trieste, ci sono, affiancano al personaggio di Vanni De Luca che si chiama Nemo, lo affiancano 2 attori. Nemo che non è un caso. No? Nemo che non è un caso, certo. Affiancano 2 attori di... anche di un certo calibro, e quindi insomma col basso è Germani, insomma quel basso di Germani no. Tutto male, no. Due attori, insomma, e quindi Franco però in questo caso, il direttore dello Setti, ha voluto sperimentare assieme a noi, perché diventa uno spettacolo di mentalismo, uno spettacolo di prosa all'interno di uno spazio meraviglioso che la scenografa ha costruito sotto indicazione di Marco Lorenzi. È uno spettacolo veramente curioso che sicuramente destrutturerà ogni idea già consolidata della Sala Bartoli. Ah, ecco, volevo dire, è su in Sala Bartoli. Sì. Anche perché immagino che in questo caso non sia indifferente il fatto di essere in Sala Bartoli. No, ecco, è assolutamente funzionale allo spazio. Infatti il pubblico che sarà come sempre chiamato in causa, non per salire sul palco, ma sarà chiamato in causa per dare informazioni, per partecipare agli esperimenti mentalistici e mnemonistici di Vanni De Luca.
Nemo si ritroverà in una sorta di esperienza, una sorta di escape room, si direbbe adesso, e quindi la sala Bartoli è perfetta. È perfetta per quel tipo di cose. Questo invece l'appuntamento mi pare che sia il 21 novembre? Direi di sì. Allora, e poi dopo continua l'avventura degli Oblivion con la Bibbia riveduta e scorretta. Sì, che tante soddisfazioni ci ha dato e pochissime mail di protesta da parte delle parrocchie ci ha fatto ricevere. Noi ci aspettavamo grandissime proteste scomuniche, invece pullman di sacerdoti con i ragazzi della parrocchia vengono a vedere la Bibbia riveduta e scorretta. Quindi obiettivo fallito, miseramente. Questo sarà più Scuda scontento del sì, è quello più polemico, ma perché più che altro è quello con più background parrocchiale, in verità. Cioè, quindi... una polemica simpatica, però ha militato nei Boy Scout fino a 36 anni, credo, Scuda. Beh, ma anche adesso stando con voi, insomma... Ah sì, certo, in qualche modo. Tra l'altro ho visto che la Borciani gioca a tennis. Sì, è stata una delle ultime cose che ho scoperto anch'io. Io ho fatto notare che anche Katharine Hepburn giocava a tennis fino in ultimo. Sì, oh, ma... Come dire? No, ma è soltanto che diceva all'avversario, mira alla mia racchetta in modo da favorirmi. Questa è una cosa. Beh, ci sta nella Borciani. Sì, e soprattutto in Katharine Hepburn, credo. Oh, allora... la comicità degli Oblivion è una comicità strana. Noi ogni volta che ci vediamo almanacchiamo su questo. Il riferimento principale potrebbe essere il Quartetto Cetra o i Monty Python, che dir si voglia. C'è molto, questo so che a te dà fastidio, ci sono molti rimandi, per cui lo spettatore un po' più attento piacevolmente anticipa certe cose. Sembra che vi venga facile questa cosa. Certo. E così c'è uno studio, cioè, tanti dicono che la comicità in realtà è anche un'arte, una scienza, cioè addirittura che c'è della matematica nella comicità, eccetera. Come si fa a mascherare la comicità, che ha delle regole ben precise, con la leggerezza? C'è una frase di Alberto Sordi che è bellissima, quando una volta vedeva il proprio autore che scriveva qualcosa su un banco, dopo tanto tempo che non si vedeva, arrivò lì e disse, ma cosa stai scrivendo? È una sceneggiatura, è una roba comica? Lui dice, no, è una storia tragica. Ah vabbè, allora sei in ferie. Per farti capire la visione, ovviamente Alberto Sordi, che ricordiamo era sempre quello che diceva che le cose tragiche sono un quarto della nostra vita, su tutto il resto quasi si può ridere. Apro e chiudo subito una parentesi. Una volta ho intervistato Nanni Loi, il quale mi ha detto che il film più tragico che sia mai stato scritto a livello di trama essenziale è I soliti ignoti. Solo che poi una cattiveria qua, una battuta là, eccetera, diventa commedia. Ma se noi andassimo a raccontare a chi non l'avesse mai visto la trama dei soliti ignoti, è una tragedia in fin dei conti. No? E alle volte succedeva anche l'esatto opposto. Cioè Chekhov scriveva sperando che la cosa diventasse leggera, non comica, però sicuramente una commedia. Poi invece gli allestimenti hanno trasformato ben tragici. C'è anche un altro film, quello con Jack Nicholson, a proposito di Schmidt, dove lui venne premiato con il Golden Globe per il miglior attore drammatico. Lui ritirò il Golden Globe e disse, ma forse non lo merito perché io pensavo di recitare in una commedia. Esattamente. Ma comunque, per rispondere alla tua domanda, scrivere per il comico, per quanto mi riguarda, è tre volte più difficile, nel senso, perché deve funzionare per forza. Una battuta che non va a segno, una battuta che non crea subito ilarità palpabile del pubblico, è chiaramente un esperimento andato male. Ma voi riuscite con quale percentuale a prevedere diciamo proprio l'effetto della battuta comica?
Come forse ti ho già detto in altri appuntamenti, il nostro cambio da un punto di vista autoriale c'è stato dopo le due regie con Joelle Dix, quando lui ci ha spronato a valutare il concetto del condiviso. Questa era una grossa differenza, sembra una banalità, ma prima scrivevamo per noi, scrivevamo, eravamo anche più giovani, e scrivevamo in modo anche molto rivoluzionario le cose che ci facevano ridere, e vabbè, se non rideranno saranno vecchi, non capiranno, chi se ne frega, portiamo avanti il nostro. In verità questa è una cosa che vedo spesso anche nei comici, all'inizio sono più di nicchia, anche le platee sono più di nicchia, dopodiché mentre si va avanti con la carriera si cerca di aprirsi sempre di più ad un condiviso, non è un perdere punti o un perdere l'identità, è semplicemente parlare per più persone. Quindi, per rispondere alla tua domanda, con che percentuale cercate di, noi quando lavoriamo sul condiviso sappiamo che già... Andate sul sicuro. Sì, che non significa sullo scontato, ma significa per esempio la Bibbia, prendiamo un esempio a caso, prima cosa leggerla tutta e seconda cosa tagliare le cose che anche lontanamente si conoscono, forse in parte. Alcuni di noi, per esempio, la storia di Giuseppe il Faraone la conoscevano. Beh, per forza, anche per via di Lloyd Webber. Però abbiamo capito, poi abbiamo scritto una scena bellissima con il Giuseppe sul lettino freudiano che raccontava i sogni, era una scena divertentissima. Ci ha fatto male toglierla. Però abbiamo capito che la storia di Giuseppe non era proprio una cosa così condivisa e lo spettacolo non doveva essere solo per appunto catechisti. Tuttavia, par di capire, almeno dalla, insomma, dalla lettura di autobiografie o biografie, eccetera, che la leggerezza non appartiene al comico. No, quasi mai. Quasi mai. Direi, quelli che conosco, quasi mai. Molti anni fa, la prima volta che la Cortellesi conduceva Zelig, noi eravamo ospiti fissi, quindi ho avuto l'opportunità, assieme agli Oblivion, di partecipare a tutte le registrazioni di Zelig quell'anno. Il camerino di Zelig uno se lo immagina come una grande festa divertente con persone che giocano e ridono, non c'è niente da ridere nei camerini dell'Arcimboldi, per un motivo base, perché generalmente Zelig sì era registrato ma era come uno spettacolo teatrale, si entrava sei minuti con di fronte migliaia di persone perché l'Arcimboldi era pieno e poi si tornava indietro, però stare una giornata con i comici più importanti d'Italia in quel caso ti faceva proprio capire l'altro rovescio della medaglia, molta ansia, molta insicurezza, molta voglia che questo funzioni, molta paura che un altro passi di là, legga una battuta e se la giochi il quarto d'ora prima, succede ed è successo. E in quel caso tu dai l'imprimatur davanti alle telecamere, diventa tua. Diventa tua, sì. E l'altro comincia a tirar robe nel camerino arrabbiato, però fa parte anche questo del gioco, perché il rovescio della medaglia, nel nostro mestiere si sa che il comico tecnicamente venderebbe qualsiasi cosa per far ridere, generalmente si parla di un familiare femmina, però venderebbe qualsiasi cosa per far ridere, e di fatto è esattamente così. Questo anche effettivamente è vero. È vero anche che adesso da qualche tempo a questa parte la rete è diventata un palcoscenico per nuovi comici, o comunque una sorta di palcoscenico alternativo. Io ogni tanto frequento, in genere io cerco robe vecchie di Sinatra, quelle cose, però ogni tanto. Adesso, da bravo ipocondriaco, mi sono incuriosito, hai capito dove voglio arrivare, a questi delle coliche. Sì, certo. Che sono simpaticissimi, stupendo, tra l'altro. Però là non si capisce se la loro comicità funziona in rete, se funziona, se funzionerebbe su un palcoscenico, se funzionasse, no, funzionerebbe su un palcoscenico. Io non discrimino. Tu non discrimini. Coniuga come vuoi. È un po' strano. I Pampers, per esempio, che anche a me divertono molto, io li vedo però in rete ogni tanto. Posso anche riformulare la domanda. Questa maggiore capacità di avere canali in cui esprimersi è un bene o un male?
Devi capire innanzitutto qual è il tuo habitat. Per il comico è importante capire il proprio habitat dove si sta. Cioè, per noi il teatro è ovviamente il nostro habitat, da lì partiamo, da lì ci informiamo e lì funzioniamo meglio. Non c'è niente da fare. Poi si potrà dire che nasciamo su YouTube col video dei Promessi Sposi in 10 minuti, ma visti a però teatro... Quello è, noi è un'altra cosa. Riusciamo a mettere, abbiamo un arsenale di armi molto più affilate rispetto ai nostri video su YouTube. Altri comici sappiamo bene che funzionano meglio in televisione, visto lo spettacolo teatrale magari soffre di ingenuità, lunghezze o si trovano a loro agio. Il mezzo YouTube sta a metà. Spesso il salto che si fa è YouTube cinema. Abbiamo visto ultimamente, sì. Senza però anche là non citare. Funziona tanto, per esempio Jackal, che pure il film non è male. Ha detto lui il nome, no? Non volevo. Ah, sì, sì. Però, no. Ma il film non è male, quello no. Mostri Verdi, Maledetti. A me non è dispiaciuto, anche perché sono napoletani e io dove c'è Napoli ormai è palese, certo. Che non capisco più niente. Però oggettivamente forse è stato un salto, forse magari lì avevano come riferimento i loro... spettatori sul YouTube. Assolutamente. E lo spettatore su YouTube, ve lo dico per esperienza, lo spettatore su YouTube guarda YouTube. Cioè, noi per sradicare uno per uno e portarlo a teatro, cioè, dopo 10 anni, perché sono passati 10 anni dai Promessi Sposi in 10 minuti, lo stiamo ancora facendo uno per uno, ma non è detto che il YouTuber vada al cinema e vada a teatro, tutt'altro. Perché ad un certo punto stavo per dire una ma la dico, insomma, i grandi comici, quindi questo non ti riguarderà. No, certo, per primo lo ammetto. Perché a un certo punto decidono di testarsi come attori drammatici, con risultati che vanno bene. Cioè, adesso io non vorrei sembrare molto cinico, però la carriera di Robin Williams è andata a picco dopo l'Oscar per Will Hunting, Genio Ribelle, dove lui appunto faceva benissimo un personaggio drammatico, ma poi sono i dati che parlano, no? basta vedere questa tendenza a voler appunto non far più solo ed esclusivamente ridere, alla fine la paghi. Sì. Jim Carrey stessa cosa. Stessa perché c'è Peter Sellers un po' meno. Io ho visto, tra l'altro, non a caso hai citato Peter Sellers, io ho visto la scorsa settimana l'ultimo film di Peter Sellers, che è Il diabolico complotto del dottor Fu Manchu, non Oltre il giardino. E infatti avrei detto Oltre il giardino. No, lui ha fatto dopo questo, che è un film assolutamente folle, eccetera, ma a me è piaciuto che lui abbia voluto in qualche modo salutare il pubblico tornando ad una commedia, certo. non riuscita. Però perché a un certo punto tutti questi dicono io voglio fare il... Laddove paradossalmente a sordi loro è stato un passaggio quasi naturale. Sì, anche Chaplin, se vogliamo citare. Ma secondo me, perché c'è sempre quest'idea che il comico sia comunque un qualcosa di serie B, Totò lo testimonia, insomma, se sapesse oggi il suo successo non ci crederebbe. Mentre il comico in vita rimane comunque l'intrattenimento, per noi rimane comunque una roba di serie B contro a un attore drammatico, per esempio. E quindi a un certo punto il comico vuole riscatto, se riesce come Benigni, tanto meglio, ad avere un riscatto di quel tipo, quindi conservando comunque l'ironia, come c'era dentro, c'era tantissima nella Vita è bella di ironia e c'era tantissimo dramma. Invece, se non ce la fa, come Jim Carrey, va direttamente in cose drammatiche. E poi anche con dei riflessi anche probabilmente sulla psiche. Forse. Par di capire. Però, come dicevi prima, il comico in verità, una volta conosciuto, è molto diverso da quello che appare, per ovvie ragioni. Spesso, non sempre, ma spesso. Ci sono anche certi che sono esattamente uguali ed è veramente consolatorio vedere questa corrispondenza. What you get is what you see. Sì, è consolatorio quando lo conosci dal vivo, conoscere questa corrispondenza fra attore e uomo, che dice wow, perché generalmente quando si conosce qualcuno che amavi come personaggio è sempre un po' deludente, nell'80% dei casi. Vianello dicevano che fosse così, proprio... live forse
diciamo. Sì, senza nessun problema, quindi... Sì, sì, uguale a quello che immagino, che vedevi in TV. Insomma. Uno fra tutti, non lo conosco così tanto, ma mi è capitato diverse volte di avere degli incontri informali o delle cene, eccetera, è Rosario Fiorello. È esattamente uguale a come lo vedi ed è un piacere proprio. Abbiamo ancora pochi minuti di tempo. Sì. C'è questa regola del 3. Sì. Che molti non rispettano. Certo. Perché? Perché fondamentalmente ci sono delle strutture come le strutture narrative, ma l'importante alle volte è anche non rispettarle. L'importante è conoscerle, ma non rispettarle. Questo non è male. È importante scardinare le cose. La regola del 3 generalmente quando si scrive è molto banale, uno propone, cioè è molto funzionale, uno propone un argomento, l'altro dal bagger e poi c'è la battuta, in termini di pallavolo, e schiaccia. E questo è anche nella comicità più fisica, no? Non si può ripetere mai una gag più di 3 volte perché sennò il pubblico ormai nella slapstick. Sì. E ancora una cosa, in questi ultimi anni, soprattutto Netflix, sta dando molto spazio ai cosiddetti stand-up comedian. Bravo. E quegli americani, soprattutto in questo preciso momento, hanno una libertà di espressione abbastanza importante. Possono finalmente fare delle battute politicamente scorrette. Sì. Ti appassiona questo tipo di spettacolo, questo tipo di... Non per rifarlo, come spettatore. Non sarei assolutamente adatto. Mi appassiona laddove funziona. Trovo che in Italia il comico che si appresta alla stand-up comedy conserva ancora una certa pudicizia in qualche modo e la battuta esce più rivoluzionaria, come dire, guardate che cattiveria che ho detto, che rilassante, nel senso che catartica per tutti, diventa ancora una sfida fra lui e il pubblico. Amo Giorgio Montanini, che lo considero forse il migliore stand-up comedian al momento in Italia, però quando vedo lo stand-up comedian italiano che non ha ancora superato le sue reticenze e quindi va sul palco solamente per dire guardate come vi sconvolgo, senza quella rilassatezza che aveva Luttazzi. Perché Daniele Luttazzi si capiva che quello era il suo mondo ed era il suo habitat. Ecco, quindi alle volte trovo invece il comico in prestito alle battute e quindi vittima delle battute, mentre lo stand-up comedian deve più che mai essere prima di rappresentare. Tra l'altro, per gli stand-up comedian stranieri, io ho visto una sera per disperazione, perché non sapevo cosa guardare, ho visto su Netflix uno che si chiama Anthony Jeselnik, quindi è di origine roba più o meno vicina a noi, ed è di una cattiveria spaventosa, ma quello che a me diverte in questi spettacoli è anche guardare come si muovono, come prendono possesso del palcoscenico e le diversità e quanto ci sia di diverso fra uno e l'altro. Mi piace molto la relazione fra lo stand-up è il teatro di narrazione, quello che noi conosciamo grazie a Paolini, Vacis, Laura Curino, eccetera. Mi piace molto la regola, no? Un'asta, un microfono e nient'altro. Quindi hai veramente l'attore nudo, se possiamo chiamare attore, lo stand-up comedian nudo, alle prese con il pubblico dall'inizio. Quella è una scuola grossissima che nella narrazione si conosce bene. Grazie a Davide Calabrese per essere stato con noi. Vi ricordo allora... Nuovo Cine Swarovski al Teatro Bobbio dal 12 ottobre, un po' più in avanti, Valzer per un mentalista in Sala Bartoli dal 21 novembre.